Buona domenica 8 settembre, benvenuti a questa nuova puntata di Sveglia Trieste. Oggi nei nostri studi avremo ospiti prima Fabio Potocnik, segretario della FIALS, nella seconda parte Riccardo Laterza di Trieste. Quindi se vorrete parlare con i nostri ospiti o fare semplicemente i vostri interventi, i vostri commenti, potrete farlo come sempre telefonandoci in diretta allo 040 31 39 93 oppure scrivendoci a svegliatrieste@tele4.it. Poi dalle 9 alle 9 e mezza avremo come sempre lo spazio per le vostre segnalazioni, io chiamo Tele4 per le vostre segnalazioni puntuali e riprenderemo naturalmente la rassegna stampa. Rassegna stampa che iniziamo subito dalle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, a cominciare dal Piccolo. Eccolo qui. Allora, il Piccolo oggi apre boom di allarmi e guardie giurate, il business cresce del 40%. Aumentano i contratti con le agenzie del settore stipulati dalle famiglie, specie sull'altipiano. Il senso di insicurezza è maggiore nonostante il numero dei reati sia in netto calo. Questo è il fenomeno analizzato oggi dal Piccolo. Andremo a vedere poi in modo approfondito nelle pagine interne. Ancora, sempre sulla prima pagina del quotidiano locale, allora il commento di Roberto Morelli: la ferriera è il futuro dei lavoratori. Era prevedibile che la svolta sulla ferriera suscitasse reazioni molteplici e contrastanti. Andremo a vedere anche questo. Poi un'analisi in Friuli Venezia Giulia: giù le assunzioni, meno 7% in 6 mesi, ma sugli stabili. Poi dal 12 settembre scuola per 142.000 allievi, ritorno col rebus cattedre, un governo che cambia, i soliti tanti supplenti e i sindacati insoddisfatti. Tutto come sempre, ma si comincia. La campanella del primo giorno di scuola suonerà giovedì 12 settembre per 142.000 alunni e 14.000 insegnanti in regione tra organico di diritti e di fatto, di cui 2.000 di sostegno, compresi 1.200 senza posto fisso. Tanti ne stimano le categorie. Ancora il caso particolare: gira con l'auto targata Cooper, scatta la multa e il sequestro. Vettura della moglie, stangata da 712 euro e auto sequestrata, un triestino che guidava l'auto con targa slovena della moglie. Un risvolto di quello che è accaduto, che era già stato pubblicato ieri sul Piccolo: Muggia, madre e figlio trovati morti in casa, spunta una lettera. Ancora poi lo spettacolo di ieri sera: Trieste, le star del pop italiano infiammano il festival show. E poi il trionfo di Joker, un premio al docu che parla triestino a Venezia 76. Andiamo a vedere la prima pagina del Messaggero Veneto. Dunque, eccolo qui. Allora, il Messaggero Veneto apre con la cronaca perché c'è stata la sparatoria di Cervignano, spara la guardia col Kalashnikov. Banditi svuotano il postamat, mentre fuggono vengono intercettati da un vigilante. Il proiettile mi ha sfiorato, dice, sono vivo per miracolo. Questo è accaduto a Cervignano e poi c'è il commento del sindaco Savino, un fatto gravissimo, ma la città è sicura. E poi ancora un'altra tragedia: fratelli precipitano con l'aereo, uno muore. Ultraleggero si schianta fra Lignano e Bibione, perde la vita lo scienziato di Porcia Gianluigi Zanetti di 60 anni. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera, eccola qui: Mattarella spinta all'Europa, rivedere il patto di stabilità. Sì, di Parigi, Gentiloni, chiediamo il ruolo che ci spetta. Conte prepara il discorso, tregua con le opposizioni, tensione nel governo, il malumore nelle chat dei 5 Stelle, crescita e coesione, rivedere il patto di stabilità. Il messaggio all'Europa del presidente Sergio Mattarella arriva al forum di Cernobbio. Il capo dello Stato auspica anche passi avanti per una fiscalità europea che elimini forme di distorsione concorrenziale e affronti invece il tema della tassazione delle grandi imprese multinazionali per un sistema più equo e corretto. E arriva il sì di Parigi. Il premier Giuseppe Conte prepara un discorso di pace per ottenere la fiducia alle Camere, prime tensioni nel governo, malumore nelle chat del Movimento 5 Stelle, così ci siamo venduti.
E ancora sempre sul Corriere della Sera, il caso di cronaca che ha tenuto col fiato sospeso negli ultimi giorni nel nord Italia. Allora a Piacenza ha fermato l'uomo, la confessione: gli amici spariti, ho ucciso Elisa, vi porto da lei. Così Massimo Sebastiani era nascosto nel solaio di un casolare nelle montagne piacentine. Massimo Sebastiani, i carabinieri l'hanno trovato ieri ed è stato lui poco dopo ascoltato in caserma a far ritrovare il cadavere di Elisa. I due erano spariti il 25 agosto. Poi la Clinton a Cernobbio, Hillary a punti italiani, Salvini era divertente, questo è il titolo del Corriere della Sera. Ancora in centro pagina la fotonotizia, Marinelli miglior attore, dedico il premio a chi salva vite in mare. Poi qui vediamo una foto invece di Joaquin Phoenix, il protagonista di Joker, il film che si è aggiudicato il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia. Leone d'Oro va Joker. E Polanski convince la giuria. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo con le previsioni del tempo, la rassegna stampa. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, diamo subito uno sguardo al tempo in questa domenica piovosa. Andiamo sul sito dell'Osmer ARPA per vedere qual è la situazione generale. Una vasta saccatura interessa l'Europa. Domenica un fronte interessa il Triveneto, richiamando correnti umide meridionali sulla regione. Oggi, cielo in prevalenza coperto, al mattino piogge sparse, in genere deboli o moderate. Poi, piogge da abbondanti a intense, temporalesche. Specie dal pomeriggio in serata, più probabili tra pianure e prealpi. Possibile qualche temporale forte con piogge localmente più consistenti. Neve sui 2500 metri circa, sulla costa in quota, vento da sud in genere moderato, forse anche sostenuto nel pomeriggio. Diamo ancora un'occhiata alla giornata di domani, tempo pare in miglioramento. Di notte, primo mattino, residue piogge e temporali sulla costa e zone orientali. Poi cielo sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna. Nel pomeriggio possibile qualche locale rovescio temporalesco, più probabile sulla fascia pedemontana, sulle Prealpi e sul Carso. Venti a regime di brezza. Temperature in deciso calo sia sulla pianura che sulla costa, sia oggi che domani. Oggi abbiamo minime tra i 13 e i 17 gradi sulla pianura, 16-19 sulla costa, massime tra 19 e 21 sulla pianura e 20-23 sulla costa. Queste le previsioni del tempo. Andiamo a vedere ora le pagine interne dei quotidiani. Allora, cominciamo dai temi nazionali, andiamo sul Corriere della Sera. Questo è il primo piano del Corriere: Mattarella, coesione, crescita, patto di stabilità da rivedere. Mister Euro, Centeno, la priorità del governo, avviare i tagli e i risparmi. All'Europa serve più coesione e crescita per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e demografici. Il necessario riesame delle regole del patto di stabilità può contribuire a una nuova fase rilanciando gli investimenti di infrastrutture, reti, innovazione, educazione e ricerca. In un forum Ambrosetti, orfano di commissari dell'Unione Europea, sono in attesa del portafoglio e di rappresentanti del neonato governo PD 5 Stelle, non hanno ancora ricevuto la fiducia del Parlamento e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio letto dall'ex Premier Enrico Letta, a scuotere la platea invocando un progetto europeo lungimirante, sostenibile ed equilibrato in cui l'Italia è chiamata a svolgere un ruolo di primo piano. L'Unione ha bisogno di una stretta cooperazione tra istituzioni e paesi. Queste sono le parole del messaggio del Presidente Mattarella. Andiamo ora a vedere il Messaggero Veneto, si torna ancora sui temi nazionali, ma i risvolti in particolare locali, regionali, appunto del nuovo governo. Allora, lo scontro, Boccia, il ministro Boccia, dal Friuli Venezia Giulia solo un impegno a rivedere caccia e allevamenti, il ministro sulla residenza, norme contrarie alla Costituzione. Poi l'assist alla regione, esempio
principio di autonomia virtuosa. Questa l'intervista di Mattia Pertoldi sul Messaggero Veneto. Allora, Francesco Boccia non arretra di un millimetro, la omnibus impugnata dal governo presenta un impianto di base pieno di forzature, dice, che palesa evidenti profili di incostituzionalità, con la regione che nelle sue controdeduzioni, prima dell'impugnativa in Consiglio dei Ministri, ha deciso di privilegiare pollami e cinghiali rispetto al resto. Ministro, chiede appunto il giornalista, il suo predecessore Erika Stefani sostiene di aver dato indicazioni precise di non impugnare la legge del Friuli Venezia Giulia. Non sfuggo alle mie responsabilità, dice, il Consiglio dei Ministri decide in base a un'istruttoria realizzata da tutti i dicasteri. Io ho proposto l'impugnazione perché il mio unico padrone è la Costituzione. Non mi faccio guidare dai pregiudizi e pretendo lo stesso dai miei interlocutori. Insomma, si prende tutta la paternità di questo gesto. E Fedriga rilancia la sfida a Roma: faremo una legge sull'immigrazione. Il presidente va all'attacco dopo lo stop alla sua omnibus. Non ci impediranno di garantire la sicurezza dei cittadini. Massimiliano Fedriga rilancia la sfida al governo nazionale. Il presidente della regione, infatti, dopo l'impugnazione decisa dall'esecutivo giallorosso della legge Omnibus, che contiene sia l'articolo sui rimpatri volontari dei richiedenti asilo, sia il bonus dapprima i friulani, va al contrattacco. Roma boccia queste norme, potrebbe essere il ragionamento teorico. Bene, allora io preparo una legge tutta nuova sull'immigrazione e vediamo se mi impugnano anche questa. Una norma che teoricamente dovrebbe nascere entro fine anno. Questa è l'iniziativa di Fedriga. Poi c'è anche la posizione del PD che sferza il governatore, è un irresponsabile, la Lega contro l'esecutivo. Invece queste alcune delle reazioni noi abbiamo sentito tra le varie feste che ci sono state ieri, sia dell'Unità che della CGIL, proprio Deborah Serracchiani, del Partito Democratico, proprio a partire da questo argomento, insomma, la bocciatura, da parte del governo delle leggi della nostra regione. Allora sentiamo che cosa ci ha detto. Riteniamo che questo attacco fatto dal Presidente sia semplicemente un attacco propagandistico. La deputata PD Deborah Serracchiani attacca il governatore Fedriga dopo il suo annuncio di non voler incontrare il ministro per gli affari regionali Boccia a seguito dell'impugnazione delle leggi regionali sull'immigrazione. Beh, è sbagliato, lo dico anche da già presidente della regione, è sbagliato perché si deve andare a parlare con i ministri, si deve andare a Roma, si devono fare gli interessi della regione Friuli Venezia Giulia. Tra l'altro, nel caso di queste leggi, lo sa bene il presidente Fedriga che l'istruttoria è stata fatta dalla sua ministra, cioè dalla ministra Stefani, quindi oggettivamente non ha nulla da imputare a questo governo. Tra l'altro, si tratta di una legge che ha dei problemi di scrittura, lo sappiamo, lo sapeva anche la stessa regione, tant'è che sono stati impugnati non solo l'articolo sull'immigrazione, ma sono stati impugnati ben 8 articoli, dai punti di primo intervento fino appunto a quello che è accaduto sull'immigrazione. E anche sul caso Ferriera, la parlamentare Dem si scaglia contro il governo regionale e la gestione della vicenda in relazione al futuro dei lavoratori. Ma io sono abbastanza allibita di come si è mossa la regione. Ha prima creato, diciamo così, il danno, cioè ha posto come punto fondamentale la chiusura dell'area a caldo senza preoccuparsi delle famiglie e dei lavoratori. Stiamo parlando di 450 persone, di 450 famiglie. Trieste non riesce ad assorbire numeri di questo tipo. Si tratta di una crisi industriale tra le più importanti degli ultimi decenni. Ora bisogna rimettere in ordine le cose, il che significa che se vi sono le condizioni di una riconversione bisogna ragionare anche ovviamente con il governo centrale. La regione dovrà fare la sua parte, dovranno farla tutti, ma ovviamente bisognerà pensare all'occupazione, alla salute e all'ambiente. Buone, infine, secondo Serracchiani, le prospettive per Trieste dal nuovo governo. Ma è un governo che dovrà fare molta attenzione a Trieste, alla portualità, agli investimenti, più in generale alla manifattura. Tra l'altro, avere un ministro triestino, Patuanelli, al Mise è un fatto estremamente importante e credo che presterà appunto una grandissima attenzione alla sua città.
Queste le parole appunto di Deborah Serracchiani. Allora, visto che è stato citato il caso della Ferriera, andiamo a vedere sul piccolo un'analisi del lavoro in Friuli Venezia Giulia. Assunzioni giù del 7,5% in 6 mesi, in calo i precari. L'impatto del decreto dignità, il rapporto dell'Ires fotografa anche il forte aumento dei contratti a tempo indeterminato. Quindi almeno questa è una buona notizia. Meno precari, meno posti di lavoro, quindi luci e ombre. Nel primo semestre del 2019 il numero di nuovi rapporti di lavoro dipendente attivati in Friuli Venezia Giulia nel settore privato, esclusa l'agricoltura, è diminuito del 7,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rileva uno studio dell'Ires Friuli Venezia Giulia sui dati INPS. Dal rapporto emerge una significativa crescita, più 14,4% delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, un risultato che però non è riuscito a compensare il brusco calo di rapporti a tempo determinato e soprattutto in somministrazione. Si parla di meno 2.589 determinati e meno 5.982 in somministrazione. Come si spiega? Secondo il ricercatore dell'Ires Alessandro Russo, il calo è la conseguenza diretta del decreto dignità. L'approvazione a luglio 2018 del decreto ha infatti introdotto importanti modifiche nei contratti a tempo determinato, in particolare riducendone la durata massima da 36 a 24 mesi e il numero di proroghe possibili da 5 a 4, aumentando il contributo addizionale previsto per ogni rinnovo e reintroducendo la causale se il contratto supera i 12 mesi. Quindi queste sono, secondo appunto il ricercatore, alcune delle cause di questo calo. Allora, ora dovremmo collegarci con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Ieri è stata una giornata abbastanza difficile, vediamo anche come sarà quella di oggi. Chi abbiamo al telefono? Buongiorno. Buongiorno, l'ispettore capo Luisa Mastracchio. Buongiorno a Buongiorno, lei. buongiorno. Allora, buongiorno e buona domenica. Questa domenica Altrettanto. che cosa prevede? Ieri ci siamo sentite, insomma, la giornata di ieri com'è andata? Intanto le chiedo e poi quali sono le segnalazioni per quella di oggi? Già ieri ci aveva dato qualche anticipazione. Sì, guardi, la giornata di ieri sostanzialmente è andata bene, c'è stato molto da lavorare per le nostre pattuglie, con appunto chiusure, deviazioni, appunto varie per la, come lei ben sa, per il Festival Show. Comunque il tempo è stato clemente, quindi è andato tutto bene, sì, è andato tutto a buon fine. Bene. Per quanto riguarda la giornata di oggi, ricordo appunto la manifestazione ciclistica 19° Gran Fondo d'Europa, la quale appunto prevede un'istituzione di divieto di sosta di fermata fino alle ore 9 intanto di questa mattina sull'intera area di parcheggio di via San Nazario di fronte al Civico 1. Poi per quanto riguarda il divieto di transito abbiamo, guardi, tra le 13 e le 14 un'interruzione temporanea della circolazione che verrà fatto per circa 20 minuti per il passaggio, il tempo strettamente necessario al passaggio dei ciclisti. Comunque nel percorso lungo la via del Boveto, via San Bortolo, Perarolo, strada del Friuli e tutta la strada principale interna all'abitato di Prosecco. E poi ancora, sempre per questa manifestazione, ricordo comunque il divieto di transito limitatamente ai tratti viari di competenza del Comune di Trieste, sempre nelle vie che le ho citato, quindi nel Bene. percorso della manifestazione. Altre cose, guardi, per il momento no, eventualmente poi allora nel collegamento successivo i miei colleghi daranno notizie. E allora nella giornata di domenica non abbiamo il telegiornale dell'ora di pranzo. Comunque grazie e buona domenica, buon lavoro anche a lei e ai colleghi. Salve, buongiorno, salve, Buongiorno, buongiorno salve, a lei. buongiorno, buongiorno. E allora, noi proseguiamo, ringraziamo appunto la polizia locale, andiamo avanti e occupiamoci in particolare della cronaca di Trieste, andiamo quindi sul piccolo e vediamo che c'è questa analisi, questo fenomeno analizzato oggi sul piccolo, allarmi e guardie giurate, sale del 40% il business della vigilanza privata, boom di contratti con le agenzie del settore stipulati da famiglie, specie in Carso, nonostante i
reati in calo. C'è chi ricorre pure al porta a porta per procurarsi clienti. L'ultimo dossier del Viminale parla chiaro, i reati in Italia sono in costante diminuzione rispetto al 2018, le rapine sono scese del 20,9%, i furti del 15,1%, gli omicidi del 12,1%, solo per fare qualche esempio. Eppure gli italiani avvertono ugualmente un forte senso di insicurezza e i triestini non fanno eccezione. La dimostrazione anche in questo caso arriva dai numeri, quelli dei contratti venduti a privati per il piantonamento notturno, ma c'è anche la richiesta di quello diurno con le guardie giurate armate con tanto di giubbotto antiproiettili forniti da alcuni degli 11 istituti di vigilanza registrati alla Camera di Commercio di Trieste, contratti che appunto negli ultimi tempi hanno registrato una decisa impennata, specie sull'altipiano. Quindi questa è la partenza, insomma, di questa, il punto di partenza di questa analisi, e poi qui vediamo anche i commenti sui social network, spopolano consigli e istruzioni per l'uso, alcuni si dichiarano soddisfatti del tipo di assistenza ricevuta, altri invece se ne lamentano, le pattuglie passano sempre alla stessa ora. Tra gli aspetti sottolineati c'è la difficoltà nel disdire l'abbonamento. Queste alcune delle posizioni, insomma, che si possono trovare facendo un giro sui principali social. Poi ancora segnalazioni immediate sulla chat Sentinella, i residenti di Opicina si organizzano in proprio, ne abbiamo parlato molte volte, insomma, gli abitanti di Opicina sono organizzati appunto tra di loro proprio per, con il progetto Sicurezza Opicina. Poi ancora invece si parla ancora di privati, ma di tutt'altro argomento. E caccia ai privati per il rilancio del gasometro. L'assessore al patrimonio Giorgi, Project Financing, strumento ideale. In primavera porte aperte per un'iniziativa musicale. Dare un futuro al gasometro del Broletto, la colossale struttura lasciata in eredità alla città dagli austriaci, è da sempre un cruccio delle amministrazioni comunali. Ora l'assessore al patrimonio Lorenzo Giorgi annuncia che il gasometro aprirà le porte in un evento nella prossima primavera, spiega l'esponente della giunta, è un passo necessario a far tornare la cittadinanza in contatto con i patrimoni dimenticati di Trieste, ma anche per rilanciare il gasometro che con l'interesse su Porto Vecchio e lo strumento del project financing potrebbe finalmente trovare un acquirente. Questa è insomma la nuova sfida, in effetti insomma il gasometro è sempre un elemento insomma della nostra città sul quale ci si domanda sempre la destinazione possibile per un suo recupero, perché è anche una bella struttura. Allora, Panteca e i costi dell'aula, se lavoriamo di meno, più qualità che quantità. Questa è la presa di posizione del Presidente del Consiglio Comunale che interviene sui ritmi. Nei primi 6 mesi una seduta in più, ha aumentato pure il monte ore. Bisogna ricordare la complessità del dibattito, dice personalmente, punto alla qualità piuttosto che alla quantità. Il Presidente del Consiglio Comunale di Trieste, esponente della lista di piazza Francesco Di Paola Panteca, interviene con una lettera per replicare alle polemiche sui costi dell'aula aumentati nel 2019 a fronte di minor lavoro delle commissioni. Nello stesso periodo l'aula ha lavorato per più ore facendo più sedute, dice. Inoltre nelle comparazioni bisognerebbe tener conto della complessità degli argomenti e della qualità del dibattito, spiega Panteca. Secondo dati comunali, fra il primo semestre 2018 e quello del 2019 le sedute delle commissioni sono scese da 139 a 100, mentre la spesa per le indennità dei consiglieri e del presidente sono aumentate del 24,9%, pari a circa 35.000 euro. Ma il presidente Panteca osserva che si tratta di una rappresentazione se non altro fuorviante, perché è fortemente incompleta, in quanto si limita a una comparazione al mero dato quantitativo, confrontando il numero di riunioni di commissione tenutesi nel periodo gennaio-giugno, e quindi non si parla insomma di qualità ma soltanto di numeri. Andiamo ancora su altri giornali, poi torneremo sulla cronaca di Trieste. Allora, Conte alle Camere, cercherà una Pax
con le opposizioni, sarà innanzitutto un discorso di pacificazione nazionale, la promessa che questo governo farà il contrario di quello precedente, penserà a lavorare per il bene del paese cercando di produrre il minor tasso di polemiche possibili attraverso un'integrazione dei programmi dei due partiti, la cui sintesi spetterà al Presidente del Consiglio, forte dell'esperienza fatta nei lunghi mesi di contrasti fra Lega e 5 Stelle, una stagione che Conte dichiara chiusa definitivamente non solo dal punto di vista politico, ma anche da quello del metodo. Questo è l'articolo del Corriere della Sera sui retroscena del discorso che sta preparando il Presidente del Consiglio Conte, nel discorso un invito alla collaborazione sui singoli progetti a partire dal bilancio. Andiamo ancora nuovamente sulle pagine interne del Piccolo. Cerchiamo un attimo, ecco qui, allora la cronaca cittadina. Qui vediamo la nave, il festival e pure la processione. La città regge l'urto dei 15.000 sulle rive. E ne abbiamo già parlato anche nel telegiornale di ieri, anche nel collegamento di oggi con la polizia locale. Poi ancora qui vediamo appunto il momento della processione, proprio dell'arrivo della Madonna di Fatima dal mare sulle rive, un evento che abbiamo testimoniato anche noi con un nostro servizio, un servizio di Gianluca Paladin che forse siamo in grado di riproporvi. Era una manifestazione sempre nel rispetto della tradizione, alla quale si aggiunge però anche il ringraziamento alla Madonna proprio per la mancata strage nel crollo della piscina terapeutica acquamarina. Vediamo il servizio. Abbiamo già consegnato una corona nelle mani della statua di San Giusto sotto il porticciolo, vicino al porticciolo di Grignano, con i sommozzatori, proprio per significare questo amore per questa città, il cui patrono è proprio San Giusto. Un ringraziamento alla Madonna per celebrare la scongiurata strage che si sarebbe potuta verificare dopo il crollo dell'acquamarina. Infatti si può parlare di un vero e proprio miracolo quello che si è verificato il 29 luglio, quando il tetto della piscina è collassato su se stesso, senza provocare vittime. C'era davvero tanta gente ad aspettare la Madonna di Fatima, scortata e affiancata dai sommozzatori di Trieste. I cittadini si sono riversati davanti a Piazza Unità per accogliere l'arrivo del simulacro, scattando foto e assistendo all'attracco del battello che trasportava la statua. Tanti anche i turisti che, incuriositi dalla portata dell'evento, hanno voluto fermarsi per assistere alle celebrazioni. Poi la preghiera, recitata da Padre Luigi prima di iniziare la celebrazione vera e propria. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Dopo l'approdo in Scala Reale, la processione si è diretta verso San Giusto per la messa delle 18.30, tenuta dal Vescovo di Trieste, Giampaolo Crepaldi. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo con il nostro primo ospite, Fabio Potocnik, che è segretario della FIELSA. Fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno, la buona domenica a Fabio Potocnik, segretario della FIALS. Buongiorno, Buongiorno, buongiorno a benvenuto, tutti, buona domenica. bentornato alla Grazie. nostra trasmissione. Ricordiamo un sindacato che si occupa in particolare del Prevalentemente settore sanità, quindi è un settore sicuramente di grande interesse anche da parte dei nostri telespettatori, sempre molto all'attenzione. Prima fuori onda dicevamo che ci troviamo un po' in una fase di attesa, no? Di attesa che poi la riforma regionale entri in vigore, quindi ne parleremo nel corso di questa puntata. Ma intanto ieri abbiamo intervistato l'assessore regionale alla sanità, proprio Riccardo Riccardi, vicegovernatore della regione, in occasione di un incontro organizzato all'interno della festa della CGIL, quindi un altro sindacato, e si è parlato in particolare di welfare. Allora, rivediamo il servizio.
servizio e poi commentiamo e vediamo anche quali sono stati gli ultimi annunci, le ultime iniziative, insomma, in campo sanitario. Una necessaria revisione del sistema del welfare che prende in esame le particolarità dei singoli territori. Le parole dell'assessore regionale alla salute e vicepresidente del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi nel corso del dibattito sul tema sanità all'interno della festa della CGIL che si è svolta nel pomeriggio sottolineano una delle più importanti esigenze da dover affrontare nell'aula di Piazza Oberdan. Trieste presenta delle condizioni diverse dal resto della regione, ma è un modello che si deve inserire complessivamente in una revisione del sistema del welfare che sicuramente sarà al centro delle politiche del Consiglio regionale entro la fine dell'anno, almeno nelle sue direttrici principali. È evidente che la condizione in particolare dell'anzianità rilevante di questa città e di quest'area impone delle soluzioni specifiche che però devono partire dalla visione complessiva del sistema di salute, che è ancora troppo ospedalecentrico e che deve riuscire a dare delle risposte rispetto a un'organizzazione di una società che oggi non c'è più. E sono poi numerosi i capitoli che sottostanno al più grande contesto del welfare, tutti da affrontare singolarmente e tutti da inquadrare in un unico sistema che lavori in modo intelligente e senza sproporzioni. Credo che questo sforzo, che riguarda molte cose, riguarda il tema della cronicità, delle reti patologiche, del tema dell'invecchiamento attivo, il tema della solitudine, cioè il tema di risposte che hanno a che fare complessivamente con la salute, che non sono soltanto la risposta tradizionale. Io credo che questo sarà un grande lavoro che nel corso di questi mesi la politica regionale dovrà fare. Ecco, un lavoro che la politica regionale dovrà fare nel corso di questi mesi, d'accordo Fabio Potocnik su questo punto e su quello che ha detto insomma l'assessore? Sicuramente l'assessore ha una visione completa di quello che accade nella regione e diciamo che l'attenzione che viene data alla persona anziana, che in modo particolare sono presenti nella nostra città di Trieste, nella città di Trieste, dà un'importanza agli aspetti organizzativi che la riforma dovrà anche in qualche modo mettere in atto e siamo, penso, da decenni che parliamo che l'attività è ospedalecentrica e che deve essere dotata di più sul territorio, dove le persone possono essere prese in carico e seguite dal punto di vista sanitario, in modo particolare nelle loro case, non necessariamente nei presidi ospedalieri. Questo però, come dicevo, sono decine di anni che parliamo di queste cose qua e fino a che non si riesce a strutturare una risposta sanitaria sul territorio è evidente che non si può calare le prestazioni ospedaliere, per cui bisogna inizialmente investire di più sul territorio, che non si possono trasferire risorse dell'ospedale al territorio fino a quando il territorio non è capace di non è pronto ad assorbire l'aumento dell'attività o l'aumento delle prese in carico delle persone, per cui è necessario investire in questo settore sicuramente e poi gradualmente ridurre magari gli accessi agli ospedali e i ricoveri, che sicuramente non, per l'anziano sono anche in qualche caso dei momenti molto delicati e critici. Certo. Per la fragilità anche delle persone, insomma, delle persone stesse, è chiaro. Si è parlato molto di gestione tra ospedale e territorio anche in settimana con proprio sopralluogo sempre dell'assessore Riccardi al pronto soccorso di Cattinara, punto critico da sempre, insomma, lo sappiamo. È stato così iniziato un percorso, no, di revisione di quella che la struttura. È stata creata ad esempio una sala in cui gli accompagnatori dei pazienti vengono ospitati separatamente appunto dai pazienti stessi, però diceva lo stesso assessore, diceva anche il commissario Poggiana, c'è ancora molto da lavorare e anche in questo caso deve intervenire un po' la struttura sul territorio, no? Ma evidentemente le persone che stanno male e si sentono qualsiasi malore e non hanno una risposta sul territorio vanno direttamente al pronto soccorso. Questo lo riscontriamo nel numero di accessi, che sono sempre molto elevati, e soprattutto nella concentrazione
dell'attività che il pronto soccorso non fa solo attività di pronto soccorso, ma fa anche verifica tutte le situazioni di salute dei pazienti, per cui c'è un tempo d'attesa per poter fare le consulenze, per poter fare gli accertamenti diagnostici, e per cui i tempi d'attesa si allungano necessariamente per questi motivi, perché se si trattasse solo di pronto soccorso, dell'urgenza vera e propria, il pronto soccorso non avrebbe tutti questi accessi. È evidente che se non c'è una risposta del territorio, le persone si rivolgono alla struttura dove dà in tempi brevi meno brevi, ma dà una risposta. È chiaro, cioè chiariamo una volta insomma per tutte, non è certo colpa del paziente che non ha una risposta, certo, è la mancanza di risposte che può trovare, insomma, certo, rivolgersi, no? Alle volte appunto non si sa veramente a chi rivolgersi, e quindi la prima valvola si di conosce, sfogo si conosce, proprio, si conosce il pronto soccorso e si va al pronto soccorso, che di fatto dà delle risposte, perché la maggior parte delle persone che si rivolgono, al di là dei tempi che possono essere lunghi di attesa, ma hanno sicuramente sempre una parola di merito, certo, nei confronti del personale, che continuamente, insomma, ogni giorno dà delle risposte di salute anche e di qualità, perché sono sicuramente stanno migliorando sempre di più. Adesso è cambiato il direttore, ha delle idee nuove, ha creato degli spazi, come diceva lei, per i parenti, e questo sicuramente fa lavorare un po' meglio anche gli operatori, che non si sentono come dire continuamente osservati o pressati da tutte le persone che si trovano là. C'è un po' meno concentrazione di persone, per cui sicuramente possono lavorare meglio. Nello stesso tempo i parenti sono informati, perché vengono informati sulle situazioni c'è un collegamento, per cui insomma è auspicabile che si migliori. Non so se miglioreranno i tempi d'attesa, ma sicuramente la qualità forse sia dell'attesa che degli interventi può migliorare. E poi insomma il nodo centrale è sempre quello, no? Appunto i tempi d'attesa è molto lunghi. Come sta andando ultimamente? Ma guardi, noi siamo in una situazione che qualsiasi servizio deve avere la possibilità di funzionare. Possiamo immaginare che se manca, perché si parla sempre di carenza di personale, ma faccio così giusto per un esempio: se manca un infermiere e la sala operatoria non può aprire, e per cui salta un intervento. Se manca un tecnico di radiologia non si possono fare le radiografie per pronto soccorso, per altri, per cui si rallenta tutto. Allora è prioritario in questo momento, soprattutto in una fase di evoluzione, di cambiamento e di miglioramento, di fare un investimento sul personale, perché è necessario avere più personale per dare risposte immediate. Ovviamente la tecnologia ha la sua parte ed è necessaria, sicuramente stanno investendo anche nella tecnologia, ma se non c'è chi fa funzionare quella macchina, o chi non fa il prelievo, o chi non fa l'esame insomma di laboratorio, è evidente che i tempi si rallentano, per cui il sistema deve essere rodato, no? E soprattutto negli anni è cambiato, no? La risposta della sanitaria, no? Ed è sempre più evoluta, per cui ed è sempre laddove si parla di ridurre la burocratizzazione, sì, si aumenta sempre di più nella sanità, perché i controlli, per avere una sanità certificata, per avere un percorso segnato. Quindi non solo meno operatori, ma anche più impegnati in altri compiti che magari non sarebbero... Distolgono un po' dall'effettiva attività sanitaria, per cui da questo punto di vista, quando si fa un calcolo per quanto personale serve, bisogna mettere in conto anche queste cose. Qua non si possono mettere solo i minuti di assistenza come è ipotizzabile, ci vuole un sistema che calcoli anche tutta quelle attività che non è prettamente sanitaria o di assistenza, ma è necessaria per una risposta di qualità, perché deve essere tutto tracciato, tutto sicuramente messo
essere visibile a tutti quello che viene fatto, quello che, con i tempi e con tutte le procedure necessarie. Insomma. C'è ancora una carenza di personale nella nostra sanità e quanto è grave al momento dal vostro punto di osservazione, insomma, del sindacato? Ma come dicevo, noi abbiamo ancora, adesso l'altra settimana, 10 giorni fa, la regione ha fatto ricorso sul famoso decreto Calabria che consente a tutte le regioni di poter assumere o di poter spendere lo speso del 2018, per cui diciamo che il mantenimento di quelle dotazioni organiche che erano presenti al 31/12/2018. E la nostra regione, probabilmente per un po' è stata inserita con una clausola che invece di agevolare la nostra regione che si autofinanzia, in qualche modo l'ha esclusa, letta così e dai commenti che sono stati fatti, la esclude da questa possibilità. Per cui non dovremo ridurre quel famoso capitolo di spesa sul personale dell'1%. Questo significa che per la nostra regione è di 9 milioni e mezzo, cioè 9 milioni e mezzo in meno di assunzioni. E si parla di centinaia di operatori. Certo. Oggi come oggi la nostra azienda, l'azienda almeno di Trieste, la SUIS, sta assumendo, ma sta assumendo con un occhio di riguardo proprio anche questo sforamento, perché fino a che questo taglio è ancora inserito nelle delibere regionali, la nostra azienda deve mantenere. Stanno assumendo, ci sono state delle assunzioni, verranno fatte delle assunzioni di infermieri, OS, tecnici di laboratorio, radiologia, anche amministrativi verranno, insomma, che sono anche loro in una situazione molto critica. E sono altrettanto importanti, a copertura del turnover, diciamo, questo è il problema, che non è che abbiamo un incremento di... Quindi le assunzioni ci sono, però ci sono altrettante persone che vanno in quiescenza e quindi è chiaro che escono dalla struttura. Per mantenere, quello standard attuale, per cui il discorso di aumentare l'attività sul territorio senza un preventivo investimento di persone, personale di assistenza, insomma di tutte le categorie sicuramente, credo che parleremo di nuovo di buone ipotesi, di prospettive, ma nella sostanza forse non riusciamo a concretizzare, allora bisogna sicuramente fare uno sforzo maggiore. Adesso anche il nuovo ministro della salute ha annunciato un incremento di fondi per la sanità. Esatto, quindi questo è stato commentato anche positivamente, quindi insomma c'è speranza questo punto di vista. Però... siamo sempre in quella fase, là, nella nostra regione, essendo a statuto speciale, ha sempre questa... ci autofinanziamo la sanità, però dobbiamo sottostare alle regole nazionali. Quando ci sono i fondi nazionali vediamo anche se arriveranno nella nostra regione, perché anche questo non è molto chiaro. Non quando, è molto chiaro, insomma, questo è un po' il dibattito che è in corso in questo periodo. È vero che poi siamo anche una regione piuttosto virtuosa nella gestione, quindi anche questo dovrebbe essere riconosciuto. Non sempre avviene. E quindi insomma contiamo, speriamo in questo aumento di risorse. Poi come diceva prima, c'è molta attesa proprio per l'applicazione poi della riforma che dovrebbe scattare dall'inizio del prossimo anno. Sì. Quindi secondo lei è tutto pronto? Si sta preparando? Com'è la situazione? Ma sono stati fatti dei primi passi, no? Dove sono stati predisposti dei documenti dove si identifica le proprietà, si identificheranno le proprietà di una o dell'altra azienda, perché come sappiamo dal primo di gennaio dovrebbero la sanità isontina, praticamente Monfalcone e Gorizia, dovrebbe unire le forze con la SUIS di Trieste. Infatti. Per cui diventerà, immagino, perché ormai il percorso è quello, diventerà un'azienda unica e con l'area esontina con la bassa friulana dovrà dividersi, per cui sono stati fatti già dei documenti sia
per tutte le proprietà, l'immobile e tutto, ma anche un discorso sul personale che dovrà essere, dovrà o transitare da un'azienda all'altra oppure rimanere nella propria sede. Questo è un percorso che noi staremo molto attenti. Questo vi preoccupa? Ma diciamo che abbiamo avuto degli scambi abbastanza così sereni con l'attuale commissario, dottor Poggiana, che ci ha rassicurato ma anche nel documento è previsto, insomma, che le persone possano chiedere, insomma, di rimanere nella propria azienda oppure di avere la possibilità, insomma, di non essere trasferiti a chilometri di distanza dalle loro abitazioni. Per cui comunque le aziende devono continuare a funzionare e avranno, che questo ancora siamo in attesa di capire cosa farà e chi farà che cosa, perché ovviamente quello che manca è proprio questo. Sappiamo che parliamo di hub e di SPOC, di ospedali hub e ospedali SPOC. L'ospedale hub è sicuramente quello di Trieste, che sarà il fulcro dell'area triestina e esontina, e gli ospedali SPOC saranno quelli di Gorizia e Monfalcone. Con le specializzazioni, come stanno parlando, noi ci auguriamo che questa possibilità avvenga, in modo tale anche di non avere queste fughe, come si dicono, fughe nelle altre regioni per curarsi, perché i nostri cittadini magari trovano delle risposte migliori in altre regioni. Questo è un fenomeno spesso presente, no? Ed è presente perché anche nel vicino Veneto, per esempio. Insomma, diciamo che è evidente che una persona che deve curarsi si informa dove può avere una risposta più puntuale, più mirata e più efficace. E noi dovremo essere in grado di poter dare le stesse risposte nelle stesse modalità delle altre regioni, in modo tale che le persone della regione del Friuli Venezia Giulia rimangano in regione a curarsi in regione, perché la risposta è comunque di un ottimo livello. E dobbiamo essere in grado di far questo. E anche un problema poi di possibile fuga di specialisti, di professionisti, c'è anche questo fenomeno che vi preoccupa? Ma diciamo che come sappiamo, c'è una riduzione della presenza del personale medico, questo in tutta l'area regionale ma anche nazionale, per cui gli specialisti e i bravi professionisti sono sempre più richiesti e di solito cercano delle collocazioni, insomma, più attrattive. È evidente che se noi pensiamo di specializzare un ospedale SPOC con dei professionisti, deve essere anche in qualche modo attrattivo questo ospedale, perché il professionista deve essere, come dire, incentivato ad andare a lavorare in questa, se no la specializzazione rimane... Questo è un po' il rischio, perché di solito il professionista tende ad andare, giustamente, anche in un ospedale dove... in un hub, perché ha più evidenza a livello nazionale, perché ha le tecnologie più avanzate, perché per insomma ha tanti motivi, ha tutta una rete di risposte magari che sono utili per la sua attività e magari un ospedale SPOC forse non è in grado di dare. Di fornire. Per cui ci auguriamo che questo sia possibile farlo. Allora, abbiamo una telefonata da parte del nostro telespettatore o telespettatrice. Pronto, buongiorno e buona domenica. Buongiorno, non so se sono io in linea oppure... E lei, signora, buongiorno. Io sono dall'Isontino. Buongiorno. Qui a Gorizia ci sono solamente 3 reparti e medicina generale, tra questi 3. Io e mio marito 12 anni sulla carrozzella. Ultimamente è stato ricoverato, dovrebbe essere ricoverato, a Trieste in dermatologia, è stato rimandato indietro. Dunque funziona già questo modo di vivere per noi poveri anziani. Adesso mi dica lei se è giusto o no. Dopo è stato ricoverato alla medicina generale, l'hanno curato come hanno potuto.
Praticamente quindi doveva essere ricoverato? Doveva essere ricoverato al maggiore perché sì, è stato ristrutturato col suo reparto di dermatologia. Dermatologia, certo. Ecco, è andato in ambulanza perché purtroppo ha perso l'uso delle gambe già 13 anni fa, che è stato Trieste, ha fatto un triplo intervento alla colonna con restringimento del midollo, ecco. Capito. Ora si trova alla casa di San Giusto a Gorizia. Dopo non le dico quanto tempo di sofferenza e di tutto, e ringraziamo qua le nostre infermiere del comune dell'Adi, in generale di Cormò, che venivano a medicarlo. Certo. Ecco. È una brutta... Come mai parla adesso che forse si vedrà dove si potrà andare? Quando si può andare? Quando c'è anziani e non c'è nessuno che ci può portare? Questo non hanno pensato. Quindi... Non pensa nessuno agli anziani. Tanto... Chiara la sua... Io ho 88 anni e mio marito ne fa 90 lunedì. Però lui, povero, ha perso l'uso della ragione. Perché... Ma non devo nemmeno... Siamo 64 anni sposati, non le dico altro, non le dico altro. Io farei di tutto per mio marito, di tutto. Certo. Signora, intanto le siamo vicini, ci dispiace della situazione di suo marito e anche insomma la sua deve ormai essere difficile. Ormai adesso è tranquillo, difficile. È curato là, come possono, e vedremo avanti come sarà la situazione. Ormai anche politica nel stesso tempo. È chiaro. Perché se anche Monfalcone non è tanto lontano, no? Ma per noi è chiaro. Da qua, andando fino a Trieste, specialmente nei periodi invernali, non lo so, bisogna. C'è questa difficoltà, insomma, che di cui bisognerebbe tenere più conto, dice lei, della grande difficoltà dei pazienti, soprattutto anziani, a spostarsi, poi vengono appunto rimandati indietro. Insomma, non è per questo, è anche dopo per poter andare a trovare questi poveri anche, anziani. Certo, no? È chiaro. Tanto che hanno levato addirittura anche la fermata del treno. Non le dico altro, per un minuto che si fermava, per un minuto solo, Mossa, Capriva e Re di Puglia, e invece ecco, l'hanno questo soppresso. Non hanno pensato, perché dicono ci sono pochi viaggiatori, già, però ci sono molti, ma molte persone anziane con delle problematiche assai certo, forti, ecco, che sono ricoverate o a Udine o a Trieste e si prendeva il treno direttamente. No? È chiaro, quindi anche queste difficoltà, insomma, proprio difficoltà di spostamento, di mobilità. Grazie intanto signora, buona giornata, buona domenica a lei. Buona giornata a voi, guardi, io sono una, penso, delle poche che apro il televisore alla mattina perché non riesco a stare a letto perché ho tanti problemi, ho una malattia rara che non le dico. Speriamo di farle compagnia almeno. Volentieri, guardi, perché siete talmente gentili e spiegate bene con i vostri ospiti, ecco. Vi grazie, ringrazio signora. Tantissimo. Grazie a lei per aver telefonato, continui a seguirci, buona giornata a lei. Beh, è un problema reale quello che ci sottopone la signora, purtroppo insomma tante persone, tante famiglie si trovano nella sua stessa situazione, no? E quando poi si ragiona per grandi numeri, si taglia magari una fermata del treno, dell'autobus, eccetera, non si pensa alle grandi difficoltà in cui si mettono queste famiglie, queste persone. Insomma. Sicuramente la signora ha espresso una situazione che noi riconosciamo perché purtroppo con tante persone anziane che vivono nella nostra città ma anche nel resto della regione, queste sono problematiche che vivono in tanti purtroppo. E il discorso del trasferimento da Gorizia a Trieste, alla dermatologia di Trieste, si poteva trattare di una visita magari specialistica del dermatologo che magari imposta una terapia o dà delle indicazioni in modo tale da curare la persona, perché
come dicevo, e questo dovrebbe fare proprio il territorio, dovrebbe prendere in carico queste persone e seguire il decorso delle loro malattie, delle loro patologie, che possono essere acute o meno acute, perché, certo, oppure croniche, perché purtroppo delle malattie, soprattutto è dermatologiche, manca, diventano, no? La croniche. La signora, no? Dice lo spostamento, questo però, certo, se ci fosse il territorio. Bisogna arrivare bisogna arrivare a queste persone, non che le persone si spostino a destra e a sinistra per la regione per essere curati. Infatti. Laddove c'è la necessità di uno specialista, è evidente che può, certo, in qualche caso, anzi l'ipotesi era quella di che lo specialista si sposti nelle varie sedi regionali, no? Perché questo però logicamente non è sempre così semplice. Abbiamo insomma anche lo stesso Bullo Garofalo ha fatto delle progettualità con gli altri ospedali della regione, che possono gli stessi professionisti ad andare nelle varie sedi, per cui, sì, in qualche caso è possibile, ma quello che è importante è stare vicino a queste persone, a queste famiglie, in modo sia con il welfare, come diceva la signora, comunale, laddove c'è la necessità di cura, di assistenza, è necessario avere una risposta territoriale più ampia e più mirata e più vicina alle persone. Allora, dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia del nostro ospite e delle vostre richieste. A fra poco. Allora, abbiamo delle telefonate già in attesa, quindi diamo subito spazio ai nostri telespettatori. Pronto, buongiorno. Chi c'è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno, sono Luisa. Signora. Luisa. Buongiorno. Luisa, buongiorno. Ecco, vi guardo sempre, sempre. Ascolti, allora, mi devo dire che come ortopedia, sì, a Trieste sei malissimo, ortopedia. Come cardiologi, bravissimi, perché sappiamo che siamo bravissimi. Come dermatologi anche bravi, ecco, in tanti rami siamo bravissimi, però come ortopedia siamo scarsissimi. Ha avuto un'esperienza negativa? Ma sì, un'esperienza non grave, una metatarsalgia, no, dei piedi, e l'unica cosa che mi dà questi infiammatori, mi sono come un corcal sempre con questi infiammatori. Adesso devo andare dal fisiatra, altri infiammatori. Ma così non si va avanti, ecco, questo volevo dire. Però non dovemmo lamentarsi tanto, perché a Trieste va abbastanza bene confronto a altre parti. Questo allora, ortopedici, non mi compro, vado bene. L'unica roba che go, ringraziando Dio che sono sana, ho una certa età, anche il 1076, però l'ortopedia non mi ha mai dato buoni risultati. Ecco, è che non stavo buona, perché mi vado sempre. La mia dottoressa mi fa, ma signora, ma quanti ortopedici la passa? Ma logico, se mi fa male devo andare da un ortopedico, dove devo andare allora? In un istituto di bellezza? Ecco, questo volevo dire. E bisogna fare qualcosa, perché ho sentito quella povera signora, mamma mia benedetta, che è brutto diventare vecchi, che se mamma mia benedetta mi sono i brividi. È vero, ecco, è vero, signora. Come altre cose non posso dire niente, veramente bravi, anche all'ospedale, tutto pulito, tutto, però l'ortopedia, mi fa la dottoressa, lì lo dovessi andare. Non so che parte, no, che ho detto, no, mi sono Trieste, noi dobbiamo ortopedici Trieste, e Trieste devi mettermi a posto, è vero? Giusto? Chiaro. E perché devo andare chissà dove mi... Ecco, questo volevo dire, che altro. Capito. Va bene tutto. Va grazie, bene, grazie della sua testimonianza, signora Luisa, buona giornata e buona domenica anche a lei. Sentiamo subito anche la prossima telefonata, perché so che è in attesa, allora dopo le commentiamo entrambe. Pronto, buongiorno. Chi c'è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Allora, no, non sento nessuno, quindi insomma la signora non si è trovata bene soltanto con l'ortopedia, però insomma lodava anche gli altri reparti, e vabbè, questo è un caso personale. Sento qualcuno forse in sottofondo, pronto? Pronto? Eccoci, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno Nino. Nino, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Lucarelli, è un piacere di rivederla. Era buongiorno. Tanto tempo che non ci vedevamo davanti allo schermo. È vero. Allora,
si parla di sanità, si parla di Catinara, si parla di tante cose. Allora, sicuramente il pronto soccorso di Catinara ha delle inadempienze, ma non dovute tanto al personale, ma alla gestione del personale. Nel senso che se uno va per sua disgrazia al pronto soccorso, si vedrà che al pronto soccorso ha un dottore, tanti infermieri e poi c'è un piccolo gabbiotto, cioè dito in triestin gabbiotto, dove ci sono, che si portano da dentro due, tre infermieri, che sono dei infermieri professionali, perché io li conosco per altri posti dove erano. Quelli lì cosa fanno? Non guardano, non vedono sul computer, ma a parte questo lasciamo perdere, perché la colpa non è di loro, ma di chi li organizza. Poi si parlava che la gente ha bisogno tante volte del pronto soccorso e qualche volta ha bisogno del pronto soccorso leggero, non urgente, sì, ma esatto. Però ha dei problemi, certo. Perché se lei va su a Catinara vedrà ci sono i codici rosso, esatto. Giallo e anche bianco. Giustamente il bianco si paga, però si ha almeno la possibilità. Adesso non voglio elencare i miei problemi che ho avuto nelle sequenze, però funziona così. Secondo, sì. Avevano detto che dovevano fare, anzi parliamo del secondo pronto soccorso del maggiore, che è quello lì, è il vuoto nel deserto, perché non si capisce più cosa vogliono fare. Si parla che quella struttura la vogliono dare addirittura a enti privati come gestione per gli anziani. Però questo qua sono voci, ma credo che le voci sono vere e giuste. Poi hanno preparato, perché hanno speso soldi, al maggiore il pronto soccorso per poliambulatori, dove i medici di base avrebbero dovuto fare quello che il pronto soccorso non riusciva a fare o altre strutture non riuscivano a fare. Perché purtroppo bisogna dire una cosa, quando lei va a prendere un appuntamento per qualsiasi tipo di problemi, che va dall'ortopedia alla cardiologia, alla certo. dermatologia e tutto, gli appuntamenti non è che li ha nel breve tempo. Parla ci sono le liste d'attesa, parla certo. addirittura 6-7 mesi, 10 mesi. E voglio chiaro. Dire, è una cosa scandalosa. Io faccio un piccolo esempio, mio suocero povero che ormai adesso non ha più bisogno di niente, ma quando aveva bisogno ho fatto una richiesta per la terapia del dolore e me l'hanno dato dopo 6 mesi. Sei mesi. Allora cosa serve fare una terapia del dolore? Se la fa quando è passato il dolore? È passato, quando è uno, chiaro. O quando uno purtroppo ci ha lasciati. Questo qua è una cosa scandalosa. Che purtroppo l'organizzazione è quella che bisogna quindi, un po' a vedere. Perché capito. Io non posso avercela col medico, non posso avercela con l'infermiera. Con chi fa queste cose qua? Il signor sindacalista, anche lì, praticamente dovrebbe contrastare queste cose qui. Io capito. Non capisco, nessuno che contrasta, tutti quanti, poi c'è qualcuno che telefona, sono stati bravi lì, mi sì. hanno accurato, mi hanno questo. Giustamente, fanno il suo. Certo. Non è che fanno chiarissimo, altro, no? Chiarissima la sua richiesta, insomma, alla base, insomma, cioè, deve essere più organizzazione, una diversa organizzazione e gestione del personale. Allora, abbiamo un'altra telefonata, la sentiamo subito, diamo subito spazio ai telespettatori. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Allora, a parte che vi saluto, vi do il buongiorno, sono una collega di Fabio. Buongiorno. Con lui al pronto soccorso. Volevo chiedere una cosa a Fabio. Siccome mia figlia ha tanto tempo mal di schiena, ma fortissimo, se è vero che il medico curante non può più richiedere la risonanza? Il medico La richiesta deve essere fatta da uno specialista. Ecco. Ah, ecco, perché io ho detto vatti a far vedere e lei dice mamma, perciò la risonanza non è più così semplice. Sì, deve essere vista prima dal neurochirurgo o l'ortopedico, secondo deve andare da un neurochirurgo prima. E questo specialista può chiedere la risonanza, che poi la richiesta. Perché tanto mal di schiena e dice non me la fa mio medico, quell'altro. Allora deve andare da uno specialista prima. Eh sì, sì. Questo sì. Perché Fabio, grazie.
Grazie, grazie a lei, grazie, signora, grazie. Buona giornata. Ciao, Vittoria, grazie. Vittoria, va bene, ciao, grazie, grazie Vittoria. Grazie Fabietto, grazie anche a lei, buongiorno signora. Ciao, buongiorno, grazie. Buongiorno. Allora, non so se ci sono ancora telefonate in attesa, nel caso insomma chiedo alla regia di segnalarmele, però allora rispondiamo, eccole, sì, allora diamo ancora spazio ai prossimi telespettatori. Pronto, buongiorno. Pronto, chi c'è in linea con noi? Oh, buongiorno. 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 Entrambi, volevo solamente dire una cosa. Io circa un mese fa mi sono recato all'ospedale maggiore al pronto soccorso per una visita oculistica, io e mia moglie. Entrambi siamo entrati con il codice bianco e abbiamo pagato 25 euro cada uno. Dopo di noi è entrata una signora che conoscevamo, anche lei codice bianco, e non ha pagato 25 euro. Perché questa discrepanza? Inoltre volevo dire che anche per problemi familiari che io ho avuto nella mia famiglia, io dovevo portare mia figlia da casa all'ospedale per una visita dermatologica, perché a distretti non ci sono più dermatologi che vengano a casa. È facile parlare, però chi ha problemi in casa se ne deve gestire. Grazie. Chiaro, grazie a lei, buona giornata. Allora, possiamo partire forse da quest'ultima telefonata per tentare un po' di rispondere. Insomma, dice c'è stata una discrepanza, insomma, qualcuno ha pagato, qualcuno no. Probabilmente sarà stata esente, possibile? Diciamo che il ticket viene messo a seconda della patologia che uno riscontra, per cui il codice può essere inizialmente bianco, poi magari a seguito della visita la patologia era magari una cosa più urgente dell'altra, e se si tratta di una cosa urgente comunque il medico del pronto soccorso può applicare o meno il ticket a seconda di quello che emerge dal completamento dell'iter delle visite in pratica, per cui questo può variare. Il discorso della figlia che doveva essere portata è sempre proprio quel discorso che facevamo, esatto, se non c'è una risposta prima sul territorio è evidente che bisogna ricorrere alle sedi ospedaliere, ospedaliere. È quello l'obiettivo, immagino, come diceva anche ieri il vicepresidente, di portare sul territorio delle risposte ai cittadini in modo tale da non caricare sulle famiglie tutte queste allora, situazioni. Insomma. Ancora telefonate, le sentiamo, poi torniamo a rispondere anche a Nino. Allora, pronto, buongiorno. Pronto, chi c'è in linea con noi? Buongiorno, mi chiamo Giuseppe. Giuseppe. Volevo... Sì. Buongiorno. Volevo dirle, no, tempo fa, io sono andato in via Puccini. Ho 6 bei pass, pacemaker, invalido al 100%, che a casa mi arrancio con la sedia a rotelle, mi sono bruciato con la pentola. Sono andato via Puccini, era due di loro che fumavano belle sul numero 50, perché c'è due entrate, sul 50 vado dentro, se mi medica, e mi ha detto dopo 10 minuti se venute. Cosa aspetta? Dico, ma c'è l'impegnativa del medico. Che impegnativa? Che sì, deve fare l'impegnativa e prenotarsi, se no la va a Cattinara. Non mi hanno medicato, ho dovuto andare a Cattinara, pensa che gente. Adesso l'altro giorno ho telefonato due volte, per via, una volta mandavano le macchine, le robe per poi andare a Cattinara, per andare per il pacemaker. Adesso ho telefonato l'altro giorno due volte, mi hanno chiuso il telefono in faccia, guarda che razza di gente. Io ho telefonato e gli ho detto, vergognatevi, a un uomo di 88 anni a chiudere il telefono in faccia, non mi hanno dato neanche retta. Ho preso il tassi e sono andato col tassi, cosa devo fare? Grazie, guarda che razza di gente che abbiamo. Grazie signor Giuseppe, ci dispiace anche per quello che è successo a lei, insomma purtroppo ogni tanto si incappa in comportamenti scorretti. Sicuramente ci può essere qualche situazione del genere, ma anche il discorso della mancata medicazione, in realtà è il medico curante che
Ma diciamo che deve esserci sempre una prescrizione di un medico per qualsiasi attività, magari. Allora il medico curante può fare una richiesta anche di più medicazioni, perché una persona che ha magari una ferita o, certo, o qualcosa, fa una richiesta di 5-6 medicazioni, si va nel distretto, si prende l'appuntamento nel distretto e queste vengono programmate a seconda delle necessità della persona. È evidente che uno non può presentarsi là e avere la medicazione, perché ci deve essere sempre una, cioè l'unico posto dove non si va con una prescrizione già del medico è il pronto soccorso. Allora bisogna prima attrezzarsi con il medico curante. È evidente che il signore 88 anni non è neanche semplice, ma magari insomma aiutarlo in un percorso che non faccia strade vuote, ecco, almeno questo, perché. E dopo il fatto che non risponde al telefono è un po' generico, non so che numero ha chiamato, che telefono ha chiamato, onestamente. E come volevo anche dire, sì, la signora che inizialmente aveva parlato male dell'ortopedica, sì, ha detto che Luisa si è trovata male, credo che è un po', insomma, non è corretto questo, ecco, perché noi diciamo che l'ortopedia, certo, no, la sua ortopedia nello specifico è problema di salute, ma l'ortopedia ha cambiato da qualche anno il primario, c'è uno staff sia medico che infermieristico di buon livello, hanno migliorato nei tempi di attesa, nei tempi degli interventi, c'è una sala gessi per esempio che funziona bene, è migliorata la situazione dell'ortopedia sicuramente negli anni, per cui credo che insomma questo appunto sia mirato esclusivamente a una cosa abbastanza specifica e che può anche essere una patologia cronica, ecco, che non è di facile risoluzione, no? Perché accade anche questo nei problemi ortoscheletrici, no? Per cui insomma noi credo dobbiamo valutare nell'insieme. Logico che la signora si lamentava, ed è bello che ha ricordato che la cardiologia e la dermatologia, come invece tanti altri reparti, sono delle vere e proprie eccellenze, insomma, sì, nella ma non perché città, si autoreferenziano, perché questa è riconosciuto, questo è importante, perché l'autoreferenzialità è abbastanza in uso. Quello è vero. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno Bruno. Buongiorno Bruno. Ah, buongiorno, buongiorno il signor. Buongiorno. Buongiorno lei. Ecco, volevo dire che adesso c'è una serie di telefonate che domanda praticamente aiuto, no? Cioè, sì, che c'è, vero, che se senti dalle telefonate, non so se telefona solo chi che si arrabbia e gli altri sta bene, qualche è un disastro, no? Adesso il medico di base, medico di famiglia, ex medico condotto, non prescrive più le visite specialistiche. No. Di conseguenza il medico di base è inutile, no? Perché cosa fa? Scrive ricetta e distribuisce i medicinali. Non so. La base del medico specialista. Allora, se ne va del medico specialista, il medico specialista che dice la vegni tra 6 mesi. Però se la paga la viene domani, attività intramenia. Quindi il sindacato deve dire che se va verso la sanità privata, l'organizzazione adesso della sanità triestina va sempre peggio. Nell'ottica del risparmio e costi e benefici, naviga l'aria che gli anziani c'è un costo puro, quindi se qua è inutile anche curarli. Ecco, quindi questo è quella. Soldi c'è sempre pochi, però l'attività intramenia rimane. Ecco, la signora che la gade parla la colonoscopia, quel che è, se la paga 200 o 150 euro che fa domani, se no il specialista la accoglie ma dopo 8 mesi. E se così, allora andiamo verso la sanità privata. Adesso qua il sindacato che adesso che dici fai questo, fai questo e quell'altro, lei dice mi non voglio insegnare niente a lei, la deve dire sta roba qua, gli ospedali in quella maniera, l'organico è quel che è, le persone sono sfruttate,
è un disastro. Quindi adesso che telefonava un buongiorno, io ero al pronto soccorso e aspettavo 8 giorni. Cosa vuol dire? Che se va, allora niente, se paghi andè subito. Quindi non esiste più sanità privata, ora quella poca che c'è. Le visite specialistiche, se le vuole subito, dove pagarle, e se vuole invece non pagarle, le dice, la guardi, c'è un posto a Tolmezzo, la vai a Tolmezzo. E cos'è questo? No? Quindi è inutile protestare. Se va verso la sanità privata, se adesso le strutture accreditate, c'è un pozzo, c'è una mucca da mungere, tutti toccia la mollica nel sugo, e chi che resta con la candela in mano e questi disgraziati che telefonano. I pazienti. Allora, Bruno, grazie, buona giornata, buona domenica anche a lei. È d'accordo con il signor Bruno, insomma, si va verso una sanità privata. Beh, questi fenomeni esistono, no? Tanti di noi sono... Purtroppo sì, insomma, se la risposta del pubblico non è efficace ed immediata, il percorso è quello del privato ed è quello che noi cerchiamo di evitare, e abbiamo anche contestato la proiezione che ha fatto la Regione, anche se in realtà il finanziamento alle strutture private, perché ricordiamo che ci sono tante strutture che sono convenzionate, per cui le paghiamo già in prima battuta con le tasse, perché i soldi destinati alle strutture accreditate sono i soldi delle nostre tasse che paghiamo, per cui laddove non c'è una risposta dobbiamo potenziare la risposta pubblica per avere dei tempi accettabili, perché sicuramente non si possono, cioè se c'è un problema di salute questo deve essere affrontato nel più breve tempo possibile, questo è indiscutibile, però se non c'è la risposta, il fatto che ci sia il professionista che possa fare anche l'intramedia è previsto dalla legge ed è una possibilità che ha il medico di lavorare al di là del suo normale orario di lavoro, che fa l'istituzionale, può fare anche l'intramedia. Poi se riusciamo ad avere una sanità pubblica non servirà fa ricorso alla sanità privata, come diceva il signor Bruno, ma bisogna in qualche modo rivedere un po' forse anche l'organizzazione e anche maggiori investimenti su questo. Ecco. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno e buona domenica. Buona domenica a lei. Una domanda solo, prego. Volevo chiedere, no? Ma il mangiare, chi lo fa? Da dove viene? Perché qua io ho un talloncino, perché ero ricoverata poco tempo fa. Qua scrive Serenissima Ristorante S.P.A. di Vicenza. Chi lo fa il mangiare per gli ospedali? Perché è una cosa immangiabile. Questo glielo dico io, che quando per chi vuole calare un po' di peso deve andare solo in ospedale, perché lì cala di sicuro. Da dove viene il mangiare? Chi lo fa? Capito. Una volta erano le cucine, ma non adesso vedo che portando, insomma, costa meno fare la cucina che portarla di fuori. Se mi può dare la risposta senza passare oltre. Grazie a lei, buona giornata. Questo è il sistema degli appalti, no? Ormai è così, è in vigore, insomma, da tanto tempo. Praticamente no, quasi in tutta Italia, insomma, funziona così. Ci sono ancora dei piccoli ospedali che magari hanno ancora la loro cucina, la propria. Certo, la signora produzione. Pone il problema che forse cominciano a porsi anche le persone che sono ai vertici, no? Se convenga, sì, poi esatto, alla fine. Esatto, questo è l'internalizzazione dei servizi, perché i costi lievitano continuamente, non c'è infatti la possibilità di intervenire sulla perché se non ci sono, non c'è già nel capitolo d'appalto delle sanzioni, non è possibile. Però laddove le persone riscontrano una qualità scadente dei pasti, è consigliabile fare una segnalazione all'URP in modo tale che l'azienda sia messa nelle condizioni di poter verificare se queste segnalazioni corrispondono al vero o meno, perché è evidente che
se qualcuno segnala c'è anche la possibilità di verifica. Abbiamo avuto anche dei questionari che sono stati qualche anno fa, sono stati diciamo, distribuiti dei questionari sui pasti, sulle qualità e sulle... sostanzialmente la risposta non era stata estremamente negativa, per cui è probabile che è necessario ripeterlo ogni tanto per vedere di tenere alta l'attenzione in modo tale che chi è ricoverato non debba anche sopportare un pasto, insomma, non... che insomma ha il suo peso, dai, quando si è ricoverati, certo, quando non si sta bene, chiaramente. Prima di andare in pubblicità volevo anche rispondere al signor Nino, no, che parlava di vari temi riferiti in particolare al pronto soccorso, alla gestione del personale, e poi chiedeva anche che cosa vogliono fare del pronto soccorso del maggiore, il futuro, insomma, poi parlava anche del pronto soccorso dei poliambulatori, le lunghe liste d'attesa, insomma, per avere certe prestazioni. Cosa può dire il signor Nino appunto su questi argomenti? Allora, il discorso di Catinara, che lui iniziava in quel piccolo... Il gabbiotto famoso. Sì, quello là di fatto viene dismesso, è stato dismesso da due settimane in pratica, da quando hanno creato questa nuova area. Esatto. Dove i colleghi che lavoravano prima in quella sede, dove avevano un computer per poter vedere tutta la situazione del paziente, perché questi si chiamano assistenti di sala e aiutano a capire l'iter che sta seguendo il proprio parente magari ricoverato, per cui avevano un compito, diciamo, il collega si è spostato in questa nuova area che è stata creata proprio a destinazione dei parenti in attesa, e là farà le stesse identiche attività di informazione, di aggiornamento dell'iter che magari il parente sta seguendo all'interno della struttura del pronto soccorso. Per quanto riguarda il pronto soccorso del maggiore, tutti quanti noi sappiamo che sono stati spesi tanti soldi per fare quel polo tecnologico, in parte si è svuotato perché ha alcune aree come quella della rianimazione che è sottoutilizzata sicuramente, perché non ci sono più i posti letto che avevano quattro posti letto, adesso non ci sono più. Il pronto soccorso ha questa caratteristica, diciamo, di accogliere i casi meno gravi fino alle 20 della sera, poi subentra la guardia medica che si chiama centro prime cure per dare una risposta anche in quel caso di carattere più risposta territoriale in realtà, certo. No? Che è sempre all'interno di un ospedale, ha eventualmente la possibilità di trasportare il paziente che in qualora la situazione di salute sia grave o è grave, per portarlo direttamente all'ospedale di Catinara. È evidente che con tutti gli investimenti che sono stati fatti questo deve funzionare e deve avere una collocazione all'interno dell'organizzazione di peso, insomma, e dare delle risposte. Ne riparliamo fra poco, perché c'è anche una mail che parla proprio del pronto soccorso del maggiore, ma ora dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria. A fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, abbiamo ancora delle telefonate in attesa, quindi diamo subito spazio, poi torniamo sulla questione del pronto soccorso del maggiore. Pronto, buongiorno. Pronto? Okay, la sono in diretta. Pronto? Eccoci, la sento. Sono io? Sì. Grazie. Allora, buongiorno a lei e buongiorno al suo ospite. Buongiorno. Allora, io non volevo parlare della ristrutturazione del pronto soccorso, perché è un argomento detto e ridetto e non se ne viene fuori, fin tanto che non non si va avanti con la magistratura ed altre cose. Comunque, il cibo che ha detto la signora, sì, arriva precotto, per cui non può essere organolettico e piacevole alla vista e al sapore e tutto, non può essere, ci sono già quelle, viene precotto e viene
posto così, insomma, non, era meglio una volta nei Carelli, però il personale costa, le cucine costano e sì, sarebbe da cambiare l'appalto e rivolgersi verso una sanità, una ditta più, più pratica, più, eccolo, più, non, adesso non mi viene anche più parole. Vicina forse. Allora, piuttosto io volevo parlare della sanità privata. Sì. Per me la, cioè la sanità privata è un problema. Lo so che è per Bruno e lo è per tutti quanti noi, però io penso, quando penso alla sanità privata mi viene in mente l'anziano con la pensione minima che non ce la fa, o rinuncia a curarsi o rinuncia a mangiare, perché andare da un medico in privato vuol dire poi fare tutti gli esami prescritti in privato, perché non vengono fatti dal medico di base. E costa una cifra, una semplice frattura, una qualsiasi cosa, costa tanto. A me è successo di avere il problema un anno e mezzo fa con mio marito, specialistica con un medico, dovevo avere una visita specialistica con un medico che era adatto a quella sintomatologia. Dovevo attendere fino a ottobre, 6 mesi, non c'era il tempo, sono andato dal privato. Ringraziando il cielo, noi purtroppo, io penso che quando uno è anziano, quei 2 soldini che ha messo da parte, se riesce a metterli da parte, è proprio per curarsi. Ma purtroppo certe persone non lo possono fare. Questo è un problema. Perché non si curano, perché non ci arrivano. Allora loro no, loro dovrebbero avere la precedenza su tutti quanti, su quelli che anche stringendo la cinghia arrivano a curarsi privatamente, ma con questi qua poveri non, a me fanno una pena del diavolo. Grazie. Grazie a lei, buona giornata e buona domenica anche a lei. Sentiamo subito il prossimo telespettatore o telespettatrice. Pronto, buongiorno. Pronto, pronto, buongiorno. Buongiorno. Quello che mi è successo a me, allora prendo appuntamento per levare un dente, vado, dopo 10 giorni, vado, e il dottore mi guarda, mi vede, mi spiega, oh, ritorni fra 10 giorni, ma me lo levi subito, no? Siamo qui? No, fra 10 giorni, la prassi così. Torno fra altri 10 giorni, 10-12 giorni, e me l'ha finalmente levato. Poi giro per l'ospedale, il dottore era fuori a fumarsi le sigarette e non c'era nessuno, era solo io, quindi possibile che devono dare di 10 in 10 per levare un dente e quindi sarà la stessa cosa per le altre patologie, no? Ma bisogna andare a vedere cosa esce, quante prestazioni fanno, non le prenotazioni che sono sempre piene, e non so perché quando uno ma in privato non vengono cancellate, oppure non viene preso provvedimenti per praticamente chiedere di nuovo se hanno intenzione di farle o meno. Bisogna andare a controllare chi esce dall'ospedale visitato o meno, non le prenotazioni, che è piena, sono piene le prenotazioni, come no? Però le persone attendono 6 mesi. Possibile che non possono fare ordinanza 10-15 giorni di straordinario e rimettiamo la sanità a 15 giorni e non di più, non 6 mesi, straordinario. Capito Franco, grazie, buona giornata, buona domenica. Insomma, il signore ha una soluzione per le liste d'attesa, mettiamole in straordinario, non credo si possa risolvere in questo modo, però il problema delle liste d'attesa troppo lunghe esiste, questo è vero. Quello che diceva il signore, che del fatto che magari uno si rivolge, dopo aver preso l'appuntamento, si rivolge al privato, sta proprio nella persona, nel cittadino, a segnalare che non ha più la necessità di fare questa visita, per cui non è per liberare, non è esatto, per liberare l'agenda, insomma, degli appuntamenti, per cui è un dovere del cittadino segnalare che non c'è più bisogno di questo tipo di assistenza, perché ha provveduto in altro modo e purtroppo non ha avuto nei tempi previsti, insomma, così. Comunque ci sono, se uno non ha le risposte sanitarie nei tempi previsti,
e deve fare il corso al privato, può fare anche la richiesta di rimborso, perché c'è una legge che laddove non ci sono le la risposta non viene data, diciamo, all'appuntamento non viene dato nei tempi previsti, uno può fare anche la richiesta di rimborso di quello che ha speso per avere la visita, la prestazione privata. Questo, insomma, è abbastanza. Poi il fatto che lo stomatologo l'ha rimandato dopo 10 giorni, questo potrebbe anche essere che magari aveva una parte infiammata, forse certo, doveva prendere l'antibiotico, attendere. Insomma, non è che insomma, si va là, si toglie il dente, così, insomma, sono tutte delle cose che forse da profani si pensa sia fatto in maniera così superficiale, ma non è sempre così, anzi così. Di solito si va a tutelare proprio la salute del paziente, insomma, no? Poi la signora precedente diceva, insomma, che gli anziani con la pensione minima spesso rinunciano a curarsi proprio per la necessità di ricorrere alla sanità privata. Anche questo è un fenomeno triste che sta prendendo piede, purtroppo, no? Si sente dire che appunto... Molto spesso si sente questa denuncia, diciamo, che i cittadini rinunciano a curarsi proprio per il fatto che non si ha una risposta della sanità pubblica, ma si deve fare ricorso al privato, e questo sicuramente ha dei costi per le famiglie che non tutti possono permettersi. È evidente che bisogna, ritorniamo sopra a capo, avere una sanità pubblica più vicina al cittadino, che consenta di avere delle risposte certe e adeguate ai bisogni. Ecco. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere al signor Fabio Potocnik, che vedo quella, una roba molto importante nel riguardo di patologie serie di amianto. Io vorrei domandare come mai una persona che ha asbestosi riconosciuta a massimo livello della patologia è andato di fare visita di uno specialista, non ha scritto di fare la riabilitazione, perché dal 2006 quella persona fa in continua riabilitazione per l'apparato respiratorio e per la spina dorsale, perché le vertebre rovinate per causa, meno sta dito di certi medici, di cortisone. Povero, adesso ha dovuto aspettare 8 mesi di nuovo di fare la visita specialistica. Ma io mi domando come mai, riconosciuto nell'albo della regione che ha mandato essere a quella persona dell'amianto, perché se in uno stato pietoso, come mai non esiste una legge di salvare quelle persone? Uno, e secondo, certe persone, fanno come li comoda. Ecco, vi volevo domandare, signor Fabio, mi pare o Flavio indifferente, Potocnik, mi spiega lui come sindacalista a livello aziendale. E un'altra roba, volevo fare una segnalazione. Io sono anche una OS. Ho fatto una domanda a 2006, ero quarta in graduatoria di via, permettimi di dare la risposta. Noi dovremmo prima assumere 40 extracomunitari e dopo dovremmo inserire uno di voi. E io ero quarta in graduatoria, sono ancora disperata e scioccata di questa risposta. Da che anno, signora? Dal 2016? No, 2006 ho fatto corsi ADE sotto EOS, ho attestato europeo. Adesso sono vecchia, non posso andare a lavorare. Però sono disperata ancora, ma più disperazione di quel caso di signor, di chi faccio segnalazione di amianto. Sì, puoi immaginare uno che non arriva a respirare, non fa né 10 metri, usa anche ossigeno, perché se non avessi ossigeno era roba molto molto pericolosa. Capito, signora, grazie, buona giornata a lei. Buona giornata a voi, vi auguro buona domenica oggi e tutte le robe vere. Grazie, signora, anche a lei. Buona domenica. Il discorso del signore, che evidentemente sta male, sicuramente ha una patologia grave, ha una patologia e soprattutto visto che parlava che ce l'ha da anni, è una patologia cronica, per cui è necessario che la persona sia presa in carico dagli specialisti e non debba essere lui
ad andare a prendere gli appuntamenti, ma deve essere già un percorso che è un po' quello che chiedeva la signora, sì, no? Che definisca tutta la eventuali necessità tipo visite specialistiche o visite di controllo o terapie, tutto quello che serve, perché sennò è evidente che una persona che ha questa patologia sta male e deve anche correre da tutte le parti per prendere gli appuntamenti e sentirsi dire che ci vogliono 8 mesi e altro, si sente sicuramente escluso dal sistema, per cui bisogna cercare di includere queste persone ed è sempre quel discorso che facevamo all'inizio. Ci deve essere una risposta più immediata e più precisa sul territorio, perché diversamente viviamo nell'ambito delle nostre famiglie i problemi e ce li dobbiamo in qualche modo risolvere. Questo non è la sanità pubblica. La sanità pubblica deve dare una risposta a tutti i cittadini e in maniera equa su tutto il territorio. Questo è l'impianto che deve avere una riforma e deve creare le condizioni per migliorare quella l'attuale, che è già buono, però certo, si può migliorare sicuramente. Un'altra telefonata subito. Pronto, buongiorno. Chi è in linea? Pronto? C'è qualcuno in linea? Sentiamo qualcuno in sottofondo. Pronto? 1, 2, 3. Allora, forse è caduta la linea, vediamo se riusciamo a recuperarla. Nel frattempo, dunque, volevo leggerle una mail che ci è arrivata da parte di Giuliana, che dice: buongiorno, vorrei chiedere al suo ospite se è funzionante la domenica il pronto soccorso del maggiore riguardante l'ortopedia o bisogna rivolgersi a Cattinara. L'ortopedia, se parliamo dello specialista, si trova solo a Cattinara, ma non solo la domenica, tutte le giornate. Se invece vuol fare una consulenza, perché ha bisogno di una consulenza, diciamo, medica del pronto soccorso, può rivolgersi anche al pronto soccorso, ma deve esserci una motivazione per rivolgersi al pronto soccorso, cioè deve esserci un trauma, ci deve essere qualcosa di immediato, se no si può rivolgere sicuramente al suo medico curante, che la invierà dallo specialista, perché il pronto soccorso ha delle caratteristiche che bisogna in qualche modo rispettare, che sono le situazioni d'urgenza, ecco, perché sennò diventa un poliambulatorio e va a fare le consulenze di tutte le patologie, insomma, no? Nevio invece chiedeva prima come mai non sono aperti gli appuntamenti per la visita di controllo di chirurgia vascolare per il 2020, questo forse si può informare. Abbiamo un buon servizio sicuramente dell'URP, che è l'ufficio per le relazioni col pubblico, e può chiedere le motivazioni, poi le colleghe del servizio sicuramente si informano e le sanno dare una risposta. Onestamente non posso sapere, perché l'agenda non è ancora aperta. Chiedo scusa, ma allora un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, posso parlare? Prego. Buongiorno. Niente, volevo dire anch'io la mia sul pronto soccorso di Cattinara. Pronto soccorso. Per noi è stato devastante, perché abbiamo portato mio marito con una broncopolmonite urgentemente, chiamando diciamo la guardia medica, e non hanno tenuto in considerazione la patologia che aveva, che era già grave perché aveva altri problemi. E con questa broncopolmonite lo hanno lasciato lì 4 ore senza darle assistenza. L'hanno portato in questo famoso gabbiotto dove ci sono 3 infermiere, anche slave, oltretutto che non si capisce quello che parlano. E io andavo a battere dentro per voler sapere come viene trattato mio marito, e mi scacciavano via proprio come che fosse una lebrosa. Guardi, una roba impressionante. Lo hanno fatto fino a cadere dal lettino, le hanno rotto il naso, non le dico altro. Poi quando si sono accorto che stava veramente malissimo, è intervenuta la dottoressa, lo hanno portato su al controllo e hanno cominciato a girare di qui di lì, parlare con mio figlio, ma cosa suo papà, cosa succede, cosa non c'è, in poche parole glielo dico, aveva un calo del sangue e le hanno cercato di dare le sacche di sangue per riabilitarlo. Praticamente dopo poche ore mi hanno chiamato, hanno chiamato mio figlio, è morto in braccio a mio figlio.
non le dico altro. Che tragedia. Provi a pensare lei che assistenza che danno al pronto soccorso. Allora, signora, cosa terribile quella che ci ha raccontato. Colore, vanno quell'altro, sono subito assistiti. È una vergogna, è una vergogna. Inutile che ce la contiamo, che no, questi qui non hanno diritti, che quello non... Noi triestini, italiani, non abbiamo nessun diritto. Mettono lì, perché sono vecchi, beata l'ora che vanno per le sue, e finisce così. Mio marito doveva essere assistito, doveva certo. immediatamente essere preso sotto controllo. Invece no, lo hanno lasciato lì in mano di queste, che è una cosa vergognosa che mettano le persone ammalate in mano di tre infermiere. Ma capito signora, sistema? Ci dispiace davvero per quello che le è successo, un altro caso insomma, davvero che poi si è concluso tragicamente. Dispiace, quello che... Per noi è un dramma, lo so, è un dramma, immagino. Perché non solo la questione effettiva, ma anche economica che succede certo. quando muore una persona, un marito o una moglie. Questo è il problema, perché chi ha soldi non si rende conto di queste situazioni. No, no, è vero. Questo è il problema. Noi abbiamo anche cercato, adesso in mano, mia nonna mi ha messo in mano ad un avvocato, ma le hanno detto subito, ma guardi che con loro non si riesce a ottenere niente. Stia pur tranquilla, se ha tanti soldi riuscirà a fare qualcosa, ma se no niente da fare. Guardi, siamo nel mani dei delinquenti, c'è poco da fare. Grazie, mi scusi, arrivederci. Si immagini, signora, capiamo il suo sfogo, insomma, nella situazione in cui si è trovata a vivere, purtroppo. Grazie intanto e buona domenica anche a lei. Insomma, come possiamo commentare questo? Sì, credo, insomma, dispiace sicuramente per quello che è accaduto, ma credo che deve essere chiarita la situazione, non può, certo. non si abbandona nessuno al pronto soccorso, insomma, no? che ci sia poco personale sicuramente, ma abbandonarle, insomma, credo che sia un commento anche dettato dalla situazione, dalla sua, insomma, caso così abbastanza triste, ecco, povera. Però, insomma, la maggior parte delle persone che lavorano in ospedale, pronto soccorso, in differente, insomma, la gran parte è professionalmente preparata e dà sempre delle risposte precise, di qualità, insomma, non mi sento di dire, insomma, di più su questo caso, ma non condivido, ecco, il fatto che le persone sono delinquenti, ecco, sicuramente chi lavora non è un delinquente, ma è un poi, bravo professionista. Insomma, se ritiene di essere stata vittima poi di un'ingiustizia o di un comportamento scorretto, fa bene poi rivolgersi alla magistratura. È un suo diritto. È un diritto. Certo. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Sentiamo se riusciamo a sentire questa persona al telefono. E nel frattempo, insomma, volevo parlare con lei, visto che mancano ancora pochi minuti alla fine di questa prima parte della trasmissione. Nei mesi scorsi si è parlato tanto anche dei problemi legati al servizio dell'emergenza, insomma, la centrale unica dell'emergenza. Come sta andando in questo periodo? Allora, diciamo che la centrale della Sores, perché parliamo della centrale della Sores, lasciamo sì. da parte un attimo il 112, che sì. è un numero a parte, che a volte si fa un po' di confusione, ecco. che è quel numero che secondo noi è solo che aumenta i tempi per la ecco, risposta infatti. Immediata. Però quello che ci interessa è la centrale della Sores, che in questo momento è allo studio una riorganizzazione. È stato istituito un dipartimento interaziendale con tutte le aziende della regione, che ovviamente dovrà rivedere tutta l'organizzazione. Noi auspichiamo ancora oggi, che abbiamo fatto delle proposte, abbiamo anche chiesto di riattivare, per quanto riguarda la sanità, la risposta d'emergenza a Trieste, di riattivare la centrale operativa di Trieste, in modo tale da supportare quella di Palmanova, che deve mantenere tutta l'area
friulana, che sicuramente ha un bacino di utenza notevole, mantenere un bacino, la centrale di Palmanova, ma riattivare la centrale di Trieste in modo tale da dare delle risposte come si riuscivano a dare in precedenza. Oggi come oggi ci sono delle situazioni che si sono create, insomma, che hanno dimostrato che c'è qualche problema organizzativo e anche di risposte ai cittadini, per cui noi riteniamo e abbiamo chiesto e stiamo continuando a perpetrare la nostra proposta, perché riteniamo che Trieste ha la necessità di avere una sede di risposta all'emergenza sanitaria qui direttamente a Trieste, sempre collegata sicuramente con Palmanova, con la centrale unica, ma autonoma, in modo tale che ci sia una risposta altrettanto efficace anche qua sul territorio, che in qualche modo dai dati che abbiamo, le chiamate sono quelle più frequenti che arrivano dal territorio triestino sia al 112 che alla SORES, per cui è evidente che togliendo così si va a sgravare anche una gran parte dell'attività della SORES, della centrale operativa di Palmanova, per cui a breve dovremo avere un incontro, un nuovo incontro su questa nostra proposta, e speriamo di ottenere delle risposte così affermative e positive. Allora, prima di andare alla pubblicità abbiamo ancora il tempo per un'altra telefonata, la sentiamo subito. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sono la signora Luisa, di nuovo. Dica, Luisa. Oddio, sono stata scioccata da questa telefonata. Sì. Mi sono veramente le lacrime, mamma mia. Anche a noi, signora, è questa vero. Questa telefonata, Madonna mia santa. Ecco, questo perché voglio dire che anche, adesso mi ricordo, 2 anni fa, sono stata aggredita da un can, ecco, c'è male la Croce Rossa, ho aspettato 13 ore. Mamma 13 mia. Ore, con i diti tutti rovinati, logico, e magari anche il tetano, eccetera, sa. Se il cane si vaccinava poteva venirmi non so che cosa. Certo. Però come infermieri non posso dire niente, siete stati tutti gentili, anche se bisogna aspettare. 13 ore sono andata, pomeriggio sono tornata il secondo giorno, alle 4 di mattina, e dovevo prendere il taxi per andare a prendere la macchina dove che mi aggredì il cane. Un fiero scandale. Però ho aspettato tantissimo, però insomma non era infatti quelle cose che bisogna far subito. Certo. Aspettai, buon con la calma, però questa ultima telefonata l'ha impressionata. La domenica, grazie mille. Grazie a lei, Luisa, buona giornata. E allora noi concludiamo questa prima parte della nostra trasmissione ringraziando Fabio Potocnik per essere stato con noi, per averci così raccontato un po' la situazione nell'ambito grazie sanitario. E torni presto a trovarci, perché vede, insomma, i temi della ci sanità sono. Ci sono, insomma, i problemi non mancano, purtroppo, quindi la chiameremo sicuramente per un ulteriore aggiornamento sull'argomento. Intanto grazie. Sarò molto volentieri, grazie a tutti e buona domenica a tutti. Buona domenica anche grazie. A lei. Noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, subito dopo riprenderemo, come facciamo da qualche tempo, la rassegna stampa, e poi ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni puntuali all'interno di E io chiamo Tele4, quindi se avete qualche problema particolare da segnalarci, noi poi lo appuntiamo e lo giriamo all'amministratore, insomma, o a chi di competenza per una possibile soluzione. Quindi restate con noi e fra poco la rassegna stampa. Bentornati in diretta, allora è lo spazio E io chiamo Tele4, so che ci sono delle telefonate già in attesa, quindi diamo subito spazio. Pronto, buongiorno. Chi c'è in linea con noi? Pronto? Pronto? Vediamo se riusciamo a collegarci con questo telespettatore. Sento in sottofondo qualcuno, ma non riusciamo a comunicare. Pronto, buongiorno. Allora, 1, 2, 3.
No, deve essere caduta la linea, non so se è possibile recuperarla in qualche modo. Vediamo, mi avevano detto che c'era un'altra telefonata in attesa, vediamo se riusciamo a sentire anche questa. No, deve essere caduta anche questa. Allora andiamo avanti con la rassegna stampa e leggiamo le notizie che non eravamo riusciti a leggere prima. Allora, siamo sul piccolo e si parla di Ferriera. La svolta sulla Ferriera, il futuro dei lavoratori, è un intervento di Roberto Morelli. Era prevedibile che la svolta sulla Ferriera suscitasse reazioni molteplici e contrastanti, avendo portato un'improvvisa accelerazione in un quadro su cui si fanno chiacchiere e quasi solo chiacchiere da almeno 20 anni. Il sostanziale accordo tra la Regione, il porto e l'imprenditore Arvedi per la dismissione della produzione a caldo e la trasformazione dell'area in terminal ferroviario, quasi certamente a guida cinese, al servizio del futuro molo ottavo ha dato concretezza e prospettiva a un nodo altrimenti irrisolvibile. La bonifica ambientale di Servola è un'operazione gigantesca alla quale non basterebbero capitali italiani né privati né a maggior ragione pubblici. Che questa soluzione, per ora solo disegnata e tutta da costruire, generi amarezza nell'imprenditore e preoccupazione tra i lavoratori e lo stesso specularmente tra le rappresentanze industriali e sindacali, è non solo comprensibile ma meritevole di ogni attenzione. Servola è il problema dei problemi, esattamente per questo qualunque soluzione venga adottata lascia per strada qualche scheletro impiantistico, guadagna qualcosa e perde altro, genera ansie e apre un vuoto, nel caso specifico un deficit di produzione industriale che è un grave problema della città. Ma la soluzione buona per tutto e tutti non c'è. Entrambe le posizioni emerse in questi giorni richiedono ascolto e soluzione, quella dei lavoratori, con tutto il rispetto per l'azienda, persino di più. La lettera aperta di Giovanni Arvedi alla città è quella di un uomo che tiene alla sua parola e all'etica personale almeno quanto tiene all'impresa, e non a caso si sofferma a lungo sui valori cristiani. Figuriamoci se un imprenditore che salvò la Rizzoli dopo lo scandalo P2 fu quasi l'unico a metterci soldi suoi, si spaventava a salvare Servola. È venuto, ha investito molti quattrini per risanare il risanabile, ha mantenuto quanto aveva promesso, l'ha fatto con la schiena dritta da imprenditore nella logica del profitto, e guai se non fosse così. Non è un pirata dell'est, non è un volpone venuto a prendersi i contributi dello Stato, e avevamo conosciuto entrambe le categorie. Roberto Morelli ricorda, la città deve comunque essergli grata, dopodiché egli sa bene che la situazione creatasi gli consentirà di vendere un impianto comunque vetusto a condizioni di grande vantaggio. Allora abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, dottoressa Bucarella. Buongiorno a lei. Vorrei fare i ringraziamenti a tutta la redazione di Tele4 e in modo particolare al dottor Paladin per aver reso testimonianza con il servizio che ha fatto vedere ieri sera per il TG di Tele4 per il corteo della sfilata La Verità per i bambini strappati di Trieste. Certo. Sì. È una cosa che ha reso molto colpito molto le persone, perché almeno da Tele4 e Tele4 si rende sempre sensibile e disponibile alle problematiche della nostra città. Voglio dire solo questo, la ringrazio. Bene. E le auguro una buona domenica. Grazie a lei, grazie, continui a seguirci, insomma cerchiamo di coprire più eventi possibili, naturalmente anche quelli che toccano certe particolari corde dei nostri telespettatori, e cerchiamo di ascoltarvi insomma per quanto nelle nostre possibilità. Grazie al nostro telespettatore, e andiamo avanti con la rassegna stampa. Dunque andiamo sul Corriere della Sera, occupiamoci ancora di temi politici nazionali. In primo piano, per quanto riguarda il nuovo governo, ora Di Maio agita il governo, i 5 Stelle si sfogano in chat, l'intenzione di riunire ancora i suoi alla Farnesina, i timori Dem che possa diventare il nuovo Salvini.
Salvini. Se la foto di Luigi Di Maio con tutti i suoi ministri al tavolo della Farnesina continua a sollevare sopraccigli dentro il governo, è perché non è stato uno spot estemporaneo, ma uno scatto simbolico studiato nei dettagli per mostrare chi comanda. Un avviso ai naviganti, indirizzato al PD, ai 5 Stelle e anche a Palazzo Chigi, dove serpeggia il timore che il ministro degli esteri possa mutarsi nel Salvini del governo giallorosso, incline a procedere per strappi e sgrammaticature. I collaboratori di Di Maio sdrammatizzano, ma intanto confermano che il Consiglio dei Ministri ombra tornerà periodicamente a riunirsi. Per blindarsi e puntellare la sua leadership, minacciata dal crescente consenso di Conte, il non più vice premier vedrà i suoi parlamentari una volta a settimana e l'immenso edificio diventerà il quartier generale del nuovo potere stellato. E pazienza se politici della prima e della seconda Repubblica storcono il naso. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, qua è Palman. Ah, buongiorno, buongiorno Palman. Ma forse chi che fa certe dichiarazioni non sa quello che succede in fabbrica, insomma, no? Perché si vive male in fabbrica, si lavora male in fabbrica. Con questa situazione... Stiamo parlando della ferriera. Ma certo, Palma non certo, parla di altro, parla solo della ferriera. Certo, lo dicevo per i telespettatori. Ah, ho capito. Niente, io voglio solamente sottolineare il fatto che bisogna prima capire quello che è stato l'animo dei lavoratori, come si lavora all'interno della ferriera. Chiaro. E mettere, la corona ad Arvedi, a mio avviso, è improponibile, perché qua si sta parlando di prezzo, si sta parlando di situazioni economiche che vanno sopra a quelli che riguardano gli interessi dei lavoratori. Dunque, come sempre, tutti quanti si portano sul carro, va bene, per mettere le proprie idee, le proprie situazioni, sempre sterili su quello che riguarda il problema della ferriera. Ok? Chiarissimo, insomma, sottolinea ancora una volta che il vero nodo, il vero problema è il futuro di voi lavoratori, insomma, dei lavoratori che lavorano ogni giorno. Certo. Qua si sta parlando, noi sicuramente l'11 avremo qua anche i nazionali, dunque si sta sviluppando una situazione di interesse nazionale. Certo. E quindi saltato, lo ricordiamo, l'incontro insomma che era stato ottenuto in un primo momento No, attenzione, non è saltato. Ecco, cioè voi non vi parteciperete, ecco. Voi di... No, non è saltato. Quando noi abbiamo avuto l'incontro a Cremona con il Cavaliere è venuto fuori con una lettera, anzi con due lettere pesanti. Sì. Dunque io cosa vado a fare a Cremona? Io adesso devo concentrarmi a portare il Cavaliere assolutamente a Trieste. Certo. E concretizzare quello che riguarda la parte politica, perché anche qua non dimentichiamo che adesso la patata bollente l'hanno rimessa in mano ai ministeri. Ai ministeri. E dunque le proclamazioni di Scocimaro, tutto quello che deriva da una situazione, speriamo, i lavoratori, a mio avviso, si stanno cominciando a lavare le mani. Dunque bisogna fare chiarezza su un tavolo ufficiale, su un tavolo dove che tutti quanti devono mettere naturalmente i propri pesi e darà a capire chi che sta bleffando, chi che sta naturalmente creando una situazione di tensione all'interno della fabbrica. Chiaro. Questa è la cosa primaria. Poi scopriremo naturalmente chi che fa politica e come fa politica, perché far politica vuol dire anche essere concreti e dare risposte ai cittadini, e specialmente a questa situazione che va avanti da anni per quello che riguarda la sicurezza del posto di lavoro dei lavoratori. Chiarissimo, chiaro la sua posizione, quindi vuole ricordare poi la manifestazione che farete l'11, no? L'11 settembre, mercoledì, qui a Trieste, davanti al Palazzo della Regione. Allora, l'11 settembre noi saremo davanti al Palazzo della Regione, non vogliamo disturbare la città, dunque pensiamo di fare in modo di fare un presidio davanti alla Regione, arriveranno i nazionali e da là si parte, insomma, no? Chiaro. Su una situazione, diciamo che se qualcuno quel giorno non riesce a mettere le carte in chiaro, ci sarà delle ripercussioni abbastanza forti, insomma, no? Certo. È una situazione molto delicata, anche perché insisto che oggi, e non insisterò fin quando ho parola, che l'anagrafe degli operai della fabbrica è pesante, specialmente l'aria caldo, parliamo di 50 e 60 anni. È vero. E poi, poi dovremmo ricordare che in laminatorio abbiamo 150 giovani.
150 giovani triestini che sono venuti a lavorare in Seriana, e penso che in questo preciso momento Trieste non può permettersi di perdere posti di lavoro. È chiaro, chiarissimo, perché appunto ci sono anche tanti giovani, lo sappiamo, insomma, è chiaro. Abbiamo due situazioni, il giovane che forse ha una prospettiva futura. E che hanno appena cominciato, però ci sono anche i 50-60 anni che lavorano da una vita in questa grande fabbrica. Io sottolineo il fatto che lavorare in Seriana non è come, non so, con tutto il rispetto agli altri lavori, però certo. Le persone che lavorano in Seriana lavorano nel caldo, lavorano nel fuoco, lavorano nelle situazioni naturalmente che usura tantissimo nell'arco degli anni, no? Certo. E dunque non è un posto facile. Non è un ambiente facile sicuramente. Ma non è un ambiente, è un posto facile, esatto, no? Dunque riconvertire cosa? Cosa vuol dire riconvertire? Siete molto scettici, insomma, sulle possibilità di riconversione e di ricollocazione poi di queste persone, no? Ma io vorrei solamente sottolineare una cosa. Allora, mettiamo 600 operai della Seriana, mettiamo l'indotto che sono 700 persone, mettiamo il problema Sertubi, ma noi abbiamo la possibilità negativa di perdere 1000 posti di lavoro nell'arco di pochi mesi. Allora, grazie della telefonata a Franco Palman, sindacalista della UILM, grazie, in bocca al lupo, insomma, per le manifestazioni. Seguiremo naturalmente anche noi lo sciopero che verrà attuato mercoledì 11 settembre proprio sulla questione del futuro dei lavoratori della Ferriera. Ora dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria. A fra poco. Bentornati in diretta Sveglia Trieste. Allora, siamo nello spazio dedicato alla ripresa della rassegna stampa, ma anche alle vostre telefonate di segnalazioni puntuali, quindi vi invitiamo a chiamarci se appunto avete delle segnalazioni da fare allo 040 31 39 93. Allora, ieri c'è stata anche una bella manifestazione che si ripete periodicamente, quella della pulizia dei fondali di Barcola da parte degli amici del bunker. Allora rivediamo il servizio di Bernardo Gulotta. Glielo regalo mia moglie per il compleanno. Che bel pensiero! È probabilmente il ferro da stiro trovato questa mattina, uno degli elementi più bizzarri ma anche simbolici nella pulizia dei fondali che l'associazione Amici del Bunker ha svolto stamane. Esperti sub, molti volontari, olio di gomito e carriole piene di rifiuti trovati sott'acqua davanti alla sede del bunker nello specchio acqueo barcolano. Presidente, ceste, pneumatici, un ferro da stiro addirittura si è trovato oggi. Se l'aspettava anche questo? Beh, forse il ferro da stiro forse no, però sì, avremmo trovato di tutto. Direi giornata regalata oggi, proprio contrariamente alle previsioni, clima festoso che ci ripaga già di tutti gli sforzi fatti finora. Vedrete che troveremo ancora parecchio materiale, la giornata è lunga, se il tempo tiene ci divertiremo ancora parecchio. Sono contento, grazie a tutti i collaboratori, grazie anche a voi, sono già due giorni che ci state dietro. In bocca al lupo a tutti. Una giornata di solidarietà, ecologia e divulgazione delle buone pratiche in italiano e in inglese, anche grazie alle giovani leve impegnate a distribuire volantini che riportano regole di buonsenso per il rispetto del mare e del verde. A dare l'esempio anche due baldi componenti del Consiglio Comunale, il barcolano e storico associato del bunker, il forzista Michele Babuder, e un altro giovane volenteroso del parlamentino comunale, Massimo Codarin, della lista di piazza. Loro, come i tanti altri presenti oggi, alle prese con lo smaltimento di un frigo bar e altri rifiuti nell'apposito contenitore fornito dalla CEGAS. Un buon esempio per la collettività e un bene per l'ambiente, messaggi positivi da rilanciare sempre più spesso. Questa è l'iniziativa. Allora andiamo ora a vedere le notizie all'interno del piccolo, quelle che non abbiamo fatto tempo a leggere prima. C'è questa notizia curiosa, la storia di una coppia triestina gira con l'auto targata Capodistria, scattano maxi multa e sequestro. Stangata da 712 euro per un triestino alla guida della macchina della moglie, effetto del decreto sicurezza. Gira per Trieste con la macchina targata Capodistria, si becca oltre
oltre 700 euro di multa e, come se non bastasse, gli portano pure via l'auto. È quanto accaduto a Franco Cengarle, colpevole di non aver studiato a fondo il primo decreto sicurezza firmato dall'ex ministro Matteo Salvini. In base al testo diventato legge lo scorso dicembre, infatti, chi risiede in Italia non può guidare sul suolo nazionale veicoli con targhe straniere, pena la maxi multa e il sequestro del mezzo. Il signore, come probabilmente moltissimi altri triestini, non lo sapeva e così è stato sanzionato dalla polizia locale per essersi messo al volante della macchina di sua moglie, che è residente a Sesana e ha pertanto un'auto slovena. Episodi simili si stanno registrando anche nel resto della penisola italiana, ma in un territorio di frontiera come il nostro rischiano di avere conseguenze molto pratiche sulla quotidianità delle persone. Un caso curioso, abbiamo una telefonata in attesa, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Ah, buongiorno a lei. Buongiorno. Sì, volevo fare una segnalazione. Prego. Non so se è una responsabilità certamente del comune e della CT e della Trieste Trasporti. Mm-hmm. Sono tornato da un viaggio col treno in stazione. Sì. E avevo la necessità di prendere un bus. Mm-hmm. C'era pioggia, vento, un'atmosfera un po' che quella di ieri, quindi. Chiaro. E sono andato attraverso appunto nel posto per prendere questi bus e non ho trovato, non c'è un riparo per chi deve attendere l'arrivo del bus. Mm. Cioè, il comune qualche anno fa ha demolito dei gabbiotti di attesa appunto dei bus di un certo tipo, li ha sostituiti con degli altri per la pubblicità e lì praticamente in Piazza Libertà, che c'è tutto lo spazio aperto, quindi molto ventilato, sì, non c'è un riparo e la gente è costretta a stare lì su quelle marciapiedi ad aspettare che arrivino una massa enorme di autobus, sono informata lì, quindi si prevede parecchia gente che è in attesa e quindi uno è lì a prendersi la pioggia e il vento. Per ripararsi deve addirittura attraversare la strada, andare nel portone della stazione autocorriere, guardando appena arriva il bus, attraversare di corsa la strada, quindi con pericolosità notevole, per salire per non perderlo. Lì non hanno pensato alla gente, hanno fatto tutte queste modifiche, però dico, bastava dire, penso alla ditta che attualmente ha messo in opera queste nuove pensiline per la pubblicità, di metterne anche in quel posto lì. Delle altre, insomma. Vorrei che il comune si sensibilizzasse su questo problema. Grazie. Benissimo, grazie. Mi ricorda il suo nome, per cortesia? Dino? Gino, Gino, mi pareva di aver riconosciuto, va bene, grazie Gino e buona giornata, grazie della segnalazione, la gireremo appunto sicuramente agli assessori competenti, lavori pubblici, credo, oppure alla viabilità e anche naturalmente la Trieste Trasporti per quanto di competenza. Allora, torniamo ancora per un attimo alla lettura del giornale per poi, c'è un'altra telefonata, allora la sentiamo subito, pronto? Buongiorno. Pronto? Chi c'è in linea con noi? Pronto, pronto? Allora, vediamo se riusciamo a dialogare con questo telespettatore. Devo contare fino a tre, come fanno i miei colleghi. Uno, due, tre. Allora, consideriamo caduta la linea, invitiamo il nostro telespettatore a richiamare eventualmente. Allora, noi andiamo avanti, appunto, come dicevo, nella lettura del giornale ancora per un po'. Torniamo ancora ai temi nazionali, siamo sul Corriere della Sera. Un nuovo caso di sessismo, De Micheli provo solo pena. Militante di Casa Pound insulta la ministra dei trasporti, Bellanova e le offese per l'abito, io irritata, non ferita. Si parla appunto delle offese alla nuova ministra Teresa Bellanova, ministra all'agricoltura. Non si è ancora placata la polemica sulla ministra dell'agricoltura Teresa Bellanova, il suo look quirinalizio nel mirino degli odiatori che popolano la rete
finisce la collega Paola De Micheli. Un militante di Casa Pound ha infatti ripubblicato una foto della ministra delle infrastrutture durante la seduta della Camera con un vestito con una profonda scollatura e accanto all'immagine il commento: il ministro delle infrastrutture e dei trasporti appena staccato dal turno sulla Salaria, un chiaro riferimento alla consolare romana popolata dalle prostitute. Andrea CPI, l'uomo che ha postato la foto, l'ha poi cancellata, ma oramai era troppo tardi. La ministra De Micheli non si lascia intimidire: abbiamo fatto questo governo anche per pacificare nel linguaggio e nei comportamenti questo paese. Attacchi di questo tipo mi fanno dispiacere per chi li fa, denotano l'incapacità di comprendere le persone per quello che sono, il pregiudizio sulle donne al limite della paura. Come madre rabbrividisco al pensiero che un figlio possa concepire ed esprimere pensieri del genere, per questo provo soltanto pena e non fastidio. Questa è la risposta della ministra. Allora abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Avevo visto la grafica della presenza di una telefonata, credo che sia caduta la linea. Allora, queste le notizie, ancora il tempo per dare ancora una volta l'allerta meteo. Lo traiamo da Trieste prima, allerta meteo, temporali in arrivo su tutta la regione, in effetti un po' di maltempo è arrivato, allerta gialla su tutta la regione fino alle 8 di domani mattina, come riportato sul sito della Protezione Civile. Sono previste piogge sparse, in genere deboli o moderate, poi piogge da abbondanti a intense, temporalesche, specie dal pomeriggio in serata, più probabili tra pianure e prealpi, possibile qualche temporale forte con piogge localmente più consistenti sulla costa, in quota vento da sud in genere moderato, forse anche sostenuto. Nella notte al mattino di lunedì possibili residue piogge, anche temporalesche, più probabili sulla costa. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, fra poco avremo ospite in studio Riccardo Laterza di Trieste. Fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno, la buona domenica a Riccardo Laterza di Trieste. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Allora, so che ci sono già delle telefonate in attesa, quindi diamo subito spazio ai nostri telespettatori, poi approfondiamo alcuni temi che sono anche oggi sul giornale. Pronto, buongiorno. Chi c'è in linea con noi? Buongiorno. Sì. Io mi chiamo Nadia. Pronto, mi sente? Sì, la sentiamo, buongiorno. Senta, io sono una cittadina che conosce una persona che ha 80 anni e purtroppo questa signora, diciamo che è un po' abbandonata a se stessa perché non c'ha delle assistenze sociali, ha fatto delle carte ma non c'ha niente, nessuno che gli venga incontro. Questa signora abitava in via di Voltella, l'ho conosciuta tramite che faceva la spesa vicino a me, adesso ha fatto questo trasloco da sola in viale D'Annunzio, e che purtroppo ha un marito che ha 93 anni e lei ha 80, non riesce più a stargli dietro, però non c'è nessuno che la segue perché questa signora non può neanche uscire perché questo marito è invalido, è anche fuori con la testa, ormai non conosce, parla di giorno, di notte. E non so a chi rivolgermi, in cui potrebbero qualcuno almeno andare a vedere in che condizioni questa signora ha bisogno, perché io sono andata su una volta, poverina, non sta neanche in piedi e non può lasciare neanche questa Capito. Persona e non c'ha nessuno. Chiarissimo, lei sa che non è seguita dai servizi sociali del comune? Ma per lei esempio. Aveva fatto delle carte, ma mi sembra che, anche perché lei non può muoversi, non può lasciare il marito solo non... a casa. E quindi andrebbe segnalata dal letto. Lui ha 80-85 kg quasi, figuri. Mamma lei povera ne avrà 45, se tutto va bene. Capito, e quindi in grosse difficoltà. Signora... In grosse difficoltà, io non so come poterla aiutare. Io lavoro anche in comune, ma più di tanto non è che posso farla, questo è fatto. Capito. Quindi, non c'è nessuno, quindi deve andarsi tutto da sola, mi fa una pena e quindi...
Pensavo che magari fosse in qualche maniera qualcuno meno lo telefoni, fissi un appuntamento, vado a vedere la situazione con questa povera donna. Certo, infatti. Lei ha modo di inviarci magari una mail con un suo recapito, così magari cerchiamo di metterci in contatto anche con questa persona per poter segnalare il suo caso. Io lavoro tutto il giorno, però ho il suo numero di telefono. Sì, signora. Se ce lo può mandare magari via mail, perché oggi non abbiamo la segreteria, quindi è un po' difficile per noi, ovviamente non le chiedo di darla in diretta. Sì, quella di Sveglia Trieste può mandarla tranquillamente. Sveglia Trieste. @tele4.it, sì, tranquillamente, okay. La vedo io, quindi se ha questa possibilità. Sì, si potrebbe fare qualcosa, perché proprio, guardi, io non so quanto terrà, perché qualche giro li trovano tutti in due stecchetti. Speriamo di no. Infatti, signora, grazie. Grazie di averci segnalato questa situazione, ed è bello insomma che i cittadini così si dimostrino attenti agli altri, a chi sta vicino, insomma. Grazie, signora, speriamo di riuscire insomma in qualche modo ad aiutare questa famiglia di persone anziane che sono evidentemente insomma un po' lasciate a loro stesse. Grazie intanto, aspettiamo la sua mail e sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? C'è qualcuno in linea? Pronto? Vediamo se riusciamo a parlare con questa persona al telefono. Pronto? Sento solo fischi in sottofondo. Evidentemente c'è qualche problema con la linea. Magari invitiamo la persona, se ci sta ancora ascoltando, a provare a richiamare. C'è qualche piccolo problema con la linea telefonica. Allora, non so se c'è ancora una telefonata in attesa, no? Allora, nei giorni scorsi è stato protagonista della festa della CGIL, nel dibattito, uno dei protagonisti insomma di questo dibattito, che era incentrato sul futuro di Trieste. Quali sono stati i temi che sono stati portati così all'attenzione in questo dibattito? Quali le esigenze che sono emerse poi dal dibattito? Sì, ho avuto il piacere, la fortuna di poter partecipare a questa discussione, che devo dire non è una cosa che capita molto spesso, nel senso che sulla questione dello sviluppo, del futuro economico della città se ne parla tanto, se ne scrive tanto, si utilizzano molto spesso degli slogan e delle parole d'ordine che poi purtroppo non corrispondono alla realtà. Basti pensare al fatto che insomma l'attuale giunta è stata eletta ormai 3 anni fa con questo slogan lavoro, 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 e oggi siamo in una città nella quale 1000 persone rischiano il posto a causa delle crisi industriali aperte. A queste dovremmo aggiungere la vicenda della Ferriera, della quale magari poi ci sarà tempo di parlare, e a queste dobbiamo aggiungere circa 6.000 disoccupati. Siamo la città del nord Italia con la più alta percentuale di richieste per il reddito di cittadinanza, sono più di 7 ogni, quelle accettate più di 7 ogni 1000 abitanti, e potrei andare avanti con diversi dati che certificano che Trieste, pur essendo una città ricca in termini di ricchezza media, è una città dove anche le disuguaglianze sono molto alte e continuano ad aumentare. E questo è l'effetto diretto, almeno dal mio punto di vista, della tipologia di ricchezza che esiste a Trieste. Trieste è una città effettivamente con una ricchezza media alta, ma con una ricchezza molto concentrata nelle rendite e nei patrimoni, quindi in quella parte di ricchezza che è di fatto improduttiva, che non distribuisce benefici diretti e indiretti al resto della città. Allora, interrogarsi su come ristrutturare veramente il sistema economico della città per rispondere da un lato a questo problema, perché oggettivamente è un problema ed è una delle tante ragioni che portano per esempio centinaia di giovani ogni anno a scegliere tra virgolette, perché poi di scelta non si tratta, volte, esattamente, no? Di andare a trovare fortuna, a trovare lavoro, a trovare realizzazione altrove. E dall'altro un altro capitolo enorme, che non è ovviamente solo triestino, è globale, ma dal quale bisognerebbe trarre spunto per agire anche a livello locale, che è la questione climatica e ambientale. Quando appunto, se ci fosse, devo purtroppo usare il condizionale, una politica all'altezza di queste sfide, dovrebbe provare a tenere insieme da un lato la questione delle disuguaglianze sociali crescenti e dall'altro il fatto che stiamo andando a schiantarci contro un muro, oggettivamente, stiamo andando verso una situazione totalmente irreversibile. Io però
proverei a vederla come un'opportunità. È difficile farlo perché stiamo parlando di problemi molto grandi, molto difficili da affrontare, però allo stesso tempo sono anche delle opportunità. Certo. Ripensare il nostro sistema. Con le carte che si hanno. Esattamente, partire dalle risorse che la città ha, perché poi è oggettivamente vero che in questa fase storica, al netto appunto di queste crisi globali che stanno attraversando tutto il mondo, Trieste sta riacquisendo potenzialmente un ruolo, no? Lo sta riacquisendo a livello, se vogliamo, geopolitico, lo sta riacquisendo grazie al porto, lo sta riacquisendo grazie a degli asset, se vogliamo, che Trieste ha sempre avuto, come ho avuto insomma negli ultimi decenni, come il sistema della ricerca, ad esempio. Certo. Bisognerebbe avere la capacità di partire da questi punti fermi, da queste risorse preziosissime, per cambiare tutto. Ecco, io lo dico in maniera forse banale, però il punto è che non bastano più delle soluzioni a breve periodo, delle soluzioni incrementali, dei buchi da tappare, no? Delle toppe per tappare i buchi che compaiono ogni tanto in una crisi industriale quella. Certo. Bisognerebbe avere la capacità di ripensare integralmente il sistema, tanto dal punto di vista dello sviluppo e anche dello sviluppo industriale, perché oggettivamente una città che vuole essere vivibile e ricca non può pensare di svilupparsi solo nel settore dei servizi terziari, insomma, dall'industria. Esatto, e oggi ci sono le possibilità di insediare produzioni che siano assolutamente compatibili con l'ambiente, che sfruttino appunto anche il fatto che Trieste ha un altissimo valore aggiunto in termini di ricerca tecnologica, scientifica, e quindi la possibilità di distribuire questa ricerca e questi risultati dell'innovazione tecnologica anche nel settore produttivo è un elemento del quale purtroppo si parla ancora troppo poco e del quale non si dovrebbe ovviamente solo parlare, ma istituzioni locali come il Comune, la Regione e via dicendo dovrebbero fare un po' da catalizzatore per tutti gli enti scientifici che esistono in città, che fanno un ottimo lavoro, che ovviamente guardano al loro ambito ristretto di lavoro, e dovrebbe essere compito della politica fare quel passo in più per mettere insieme, tutto. Sì. È chiaro. Il Comune viene chiamato in causa più volte in questo dibattito. Anche ieri abbiamo sentito il segretario della CGIL proprio di Trieste, Piga, e anche lui insomma chiamava un po' in causa il Comune, dice non stanno facendo quello che servirebbe a Trieste proprio per lo sviluppo economico. Sì, la mancanza che è stata evidenziata durante il dibattito, che mi trova pienamente d'accordo, è che c'è un'incapacità da parte della giunta che sta, bisognerebbe dire governando, ma in realtà a mio parere la sta semplicemente amministrando la città, che sono due cose differenti, no? Sta pensando al brevissimo periodo, ma non ha una capacità di guardare più in là. E l'altro problema grosso è che ha sostanzialmente tagliato i ponti in termini di dialogo con le parti attive della città. Il sindacato ovviamente è una di queste ed è rilevante, ma penso anche alle tantissime associazioni, comitati, gruppi che in giro per la città, soprattutto nei rioni, nelle periferie, provano ogni giorno a costruire una città migliore. Il concetto di partecipazione, che è entrato un po', no, nel lessico, certo, anche mainstream, se vogliamo, della politica, però purtroppo è entrato più a parole che a fatti, è un punto anche fondamentale. Quando parlavo prima delle risorse che la città ha, ovviamente non si tratta solo delle risorse economiche o quelle più tangibili, ma anche delle energie, delle persone, della voglia che molti hanno di cambiare questa città. Dal mio punto di vista è emblematico che il Comune negli ultimi mesi abbia promosso, appunto a suo dire, un percorso partecipato sulla riqualificazione di Piazza Sant'Antonio, che altro non era che sostanzialmente una pagina sulla quale erano effettivamente pubblicate delle informazioni interessanti sul progetto stesso. La modalità con la quale i cittadini potevano partecipare era lasciare un commento, cioè quello che ogni giorno chiunque di noi può fare sotto un articolo del Piccolo pubblicato su Facebook, per intendersi. Per esempio, certo. E i risultati si sono visti, perché in un mese di sperimentazione di quella che è stata definita appunto partecipazione attiva, ma che oggettivamente dal mio punto di vista di partecipativo e di attivo aveva ben poco, sono stati raccolti poco più che 70 commenti, poco più di 2 commenti al giorno. Ovviamente la partecipazione non è solo una questione di quantità, ma lo è anche, direi, perché far partecipare lo 0,01% della popolazione ha il suo significato, insomma. Esatto, ecco. Ma è anche una questione di qualità, quindi non si può pensare di risolvere il problema dicendo io preconfeziono 4 progetti più o meno uguali tra di loro, do l'impressione di dare l'opportunità ai cittadini di dire la loro, però i progetti sono già stati definiti a monte. È
la partecipazione è tale se la politica ha la capacità e anche il coraggio, direi, di cedere parte del suo potere. Cioè di dire, ovviamente noi abbiamo un ruolo e una responsabilità come istituzione della democrazia rappresentativa, però dall'altro lato ci sono i cittadini, le loro forme organizzate, che devono avere una voce in capitolo e che non sia soltanto vi ascoltiamo e poi facciamo di testa nostra. Vi ascoltiamo e cambiamo le proposte che... A seconda di quella che poi la volontà della maggioranza delle persone che poi intervengono, esatto, no, in questo processo. Allora, abbiamo una telefonata e la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Io sono Francesca Tamaro. Buongiorno Francesca. Buongiorno. E volevo segnalare il fatto che hanno tolto dei bottini in via Baiamonti, parte sinistra, dei bottini di indifferenziato, lasciando scoperto tante abitazioni. In questo modo una persona anziana, per poter gettare l'immondizia, deve attraversare fuori dalle strisce pedonali, fare parecchia strada per andare a fare un servizio che dovrebbe essere a portata di mano di tutti. Sì. Se si può fare qualcosa, saremo ringraziamo. Va bene, grazie. Grazie della segnalazione a Francesca. Quindi in via Baiamonti hanno tolto appunto i cassonetti delle immondizie e tanti anziani si trovano in difficoltà, insomma, per conferire i rifiuti. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? C'è qualcuno in linea? Pronto, pronto? Non sento più nessuno, forse è caduta la linea. Allora, un altro problema che è stato evidenziato ieri con una manifestazione proprio da parte dei residenti è questa che abbiamo visto adesso sul giornale, in particolare sul Piccolo, via San Michele, approfittando anche un po', no, dei lavori che hanno interessato un po' tutta la via durante l'estate, che interesseranno ancora la stessa via per tre anni, credo, sì. No? Ecco. I residenti che cosa chiedono in particolare al comune per via San Michele per renderla più sicura? Esatto, i residenti intanto evidenziano un problema appunto di sicurezza, di inquinamento e in generale di qualità della via, appunto poi che è anche il nome del comitato che fino a ieri era un gruppo informale, poi da ieri, appunto dall'incontro di ieri, dovrebbe trasformarsi in un comitato vero e proprio. Come molti penso sanno, in via San Michele c'è un giardino che direi un'esperienza molto preziosa, non solo di, diciamo, verde pubblico in centro città, che ce n'è purtroppo troppo poco, ma anche un luogo preziosissimo di aggregazione, soprattutto, certo, per i più piccoli, no? Gestito dall'associazione Andandes ormai da 20 anni, quest'anno proprio festeggia i 20 anni di attività, ed è quindi un luogo molto frequentato dai cittadini. Ovviamente si esce dal giardino, si percorrono le scalinate e quando la via è aperta, la sezione dei marciapiedi, come in moltissime altre vie di Trieste, che insomma sappiamo è fatta in maniera abbastanza complicata, è una sezione molto stretta, le auto corrono su entrambi i sensi, non ci sono dissuasori, non ci sono elementi che possano far ridurre questa velocità, e quindi la via è oggettivamente molto pericolosa. Poi si aggiungono ovviamente le auto in sosta, ovviamente vietata e via dicendo. La strada diventa molto difficile da percorrere, soprattutto con bambini o persone anziane. I residenti, che poi appunto hanno la fortuna di avere un luogo come il giardino, che, certo, non è soltanto uno spazio di aggregazione ma anche uno spazio di organizzazione, no? Torniamo alla questione di prima della partecipazione: se a Trieste ci fossero molti più spazi come il giardino di San Michele, sarebbe una città sicuramente più vivibile, migliore, una città con più occasioni di incontro, di socialità, di benessere per i propri figli ma anche per le famiglie. Nell'ambito appunto del giardino, degli incontri quotidiani, soprattutto tra i genitori e via dicendo, è emersa questa idea: perché non approfittiamo della chiusura temporanea della strada, certo, che sta già determinando, ovviamente sta determinando da un lato disagi nei confronti di chi era solito utilizzare quella strada per arrivare in centro, no? Certo, anche noi qua dalla sede di Tele4, insomma, era una via obbligata per... da un lato ovviamente questi disagi, dall'altro l'opportunità per i residenti di sperimentare effettivamente cosa significherebbe una chiusura, in questo caso totale, della strada, no? Sia in termini di sicurezza, sia in termini di qualità dell'aria, per esempio, perché io oggettivamente frequento abbastanza spesso la zona
Si sente chiaramente la differenza, anche proprio nell'aria che si respira ogni giorno. I residenti si sono organizzati in questo comunicato e stanno elaborando delle proposte. Sono consapevoli del fatto che da un giorno all'altro non si possa chiudere tutto, perché è appunto chiaro, però, la insomma, città vive di ritmi, di abitudini e via dicendo, ma questa occasione si possono fare. Insomma, esattamente, è un'occasione per progettare insieme delle proposte poi da presentare al comune. Ce ne sono diverse al vaglio al momento del comitato. Alcune prevedono il senso unico, altre prevedono l'introduzione di una zona a traffico limitato e via dicendo. Ovviamente ogni scelta ha le sue conseguenze anche sulle vie adiacenti, sul percorso della 24, certo, che è un altro che in questi mesi è stato deviato, quindi ovviamente anche questo ha creato dei problemi per chi utilizza abitualmente l'autobus su quella tratta. Però il punto del comitato è di innanzitutto porre una questione, cioè che i cittadini devono avere una voce in capitolo diretta sulla qualità dei luoghi nei quali abitano, che non è sembra una cosa scontata, ma purtroppo non lo è, perché non molto spesso questi tipi di interventi non vengono mai accompagnati da una riflessione più complessiva, no? Su come funziona un'area, su come i residenti la vorrebbero, su come bilanciare l'interesse ovviamente di chi ci abita con l'interesse di chi deve spostarsi in città e via dicendo. La cosa interessante è che ci sono 3 anni, come dicevamo prima, di tempo, perché i lavori sulle tubature di via San Michele sono stati programmati nei periodi estivi a scaglioni, quindi ora è stata fatta la parte più alta e man mano si andrà verso il basso. Un'amministrazione lungimirante approfitterebbe di questa situazione di apertura chiusura per sperimentare, per fare delle sperimentazioni, delle prove, per vedere come va. Ovviamente ora con l'apertura delle scuole il traffico nuovamente tornerà, la via sarà di nuovo prima aperta e il traffico nuovamente aumenterà. Questo probabilmente è il momento nel quale iniziare a fare delle riflessioni anche pratiche. In generale direi che al di là di via San Michele, che appunto ha la fortuna di avere uno spazio di questo tipo e quindi ha potuto sviluppare anche un ragionamento di questo tipo, no? ci sono proprio anzi, per valorizzarlo, no? Per integrarlo meglio col giardino, per renderla una zona più vivibile. Sicuramente ci sono tante altre aree della città che meriterebbero una riflessione di questo tipo e in generale credo, per tornare anche al tema di prima, alla crisi climatica che stiamo affrontando, dovremmo abituarci ad utilizzare sempre meno il mezzo privato, certo, non come una costrizione, come una limitazione. No? Oggi, anche io sono venuto in auto qua, ecco, no? Perché siamo tutti abituati a fare questa cosa per comodità. Però in un futuro non così lontano dovrebbe diventare non solo una cosa che è obbligata per le ragioni di cui parlavamo prima, ma anche una cosa piacevole. Cioè dovremmo imparare tutti insieme, ecco, e questo è anche un compito secondo me della politica, dello stare insieme, del risolvere i problemi insieme, ad avere dei ritmi di vita diversi, ad avere delle occasioni anche di socialità, di incontro diverse da quelle che abbiamo oggi, perché questo cambiamento può essere un cambiamento che ha degli impatti positivi sulla vita, sulla qualità della vita delle persone. Tendenzialmente siamo abituati a viverlo come una costrizione e invece dovrebbe diventare una un'occasione per ripensare le nostre anche vite. In questo caso insomma potrebbe essere un miglioramento proprio delle condizioni di vita. Torniamo per un attimo alle richieste dei nostri telespettatori e c'è Nevio che ci scrive sulla Ferriera. Sì. Allora dice: buongiorno Sveglia Trieste, a proposito dell'area a caldo della Ferriera, sono anni che si parla per la riconversione, sarebbe ora di chiuderla, trovare dei posti di lavoro agli operai, viene messo sempre in prima pagina dove mettiamo gli operai, però non si parla che lo stabilimento inquina 25.000 persone, case e giardini nei rioni di Servola, Valmaura, Monte San Pantaleone, Chiarbola. Questa insomma è l'analisi che fa il signor Nevio. Cioè, dice, ci si preoccupa forse più del dove andranno a lavorare gli operai, però insomma sì, diciamo che entrambe le esigenze devono essere tenute in considerazione. Certo, a me pare che in realtà venga dato spazio, più che alle preoccupazioni dei lavoratori, venga dato spazio alla proprietà in maniera prorompente, direi. La pagina dell'altro giorno sul Piccolo, firmata dal signor Arvedi, è emblematica da questo punto di vista. Io penso che in molti, come me, si sono sentiti anche offesi dal fatto che un imprenditore che oggettivamente, insomma, in questa società lavora per il suo profitto,
nasconda questa, come dire, questa ambizione, questo obiettivo con dei valori morali cristiani, il fatto che sia venuto qua e ci abbia fatto un favore e via dicendo. Servirebbe tanto più onestà, perché insomma, questi tipi di giustificazioni non aiutano certo a stemperare un clima e una tensione che è molto alta. E poi la politica un po' tutta, perché oggettivamente Trieste è stata amministrata dal 2001 ad oggi da sindaci che sono stati eletti con la promessa di chiudere la ferriera, perché oltre ai mandati di piazza anche Cosolini nel suo programma amministrativo prima delle elezioni aveva la chiusura dell'area caldo. Poi si è palesata appunto questa opportunità, che insomma, chiamare opportunità probabilmente è un po' forzato, però insomma questo interesse da parte di Arvedi a rilevare la ferriera, e il programma politico del centro-sinistra all'epoca al governo della città è cambiato. La politica in questi anni ha difeso gli interessi dell'azienda, non ha difeso né gli interessi dei residenti, il loro sacrosanto diritto, tra l'altro non solo di quelli che abitano attorno alla ferriera, ma in generale di tutta la città, di vivere in una città con una qualità dell'aria migliore e senza questa incidenza di tumori che insomma sappiamo essere molto più alta rispetto alla media italiana, e dall'altro il diritto dei lavoratori presenti ma anche futuri, no? Perché ovviamente si tratta di una questione che incide sul breve termine, quindi sul reimpiego di quelli che già oggi lavorano in ferriera, ma anche in prospettiva sul fatto che il sistema economico perde una certa quantità di posti di lavoro, di avere altre soluzioni nell'ambito della produzione industriale, perché torniamo alla questione di prima, una città non può vivere solo di servizi, di commercio o di turismo. La politica a queste cose non ha messo mano, non lo ha fatto perché oggettivamente non va più di moda, tra virgolette, entrare negli affari privati di un imprenditore e dire sì, ci sono c'è il tuo legittimo interesse a fare del profitto, ma c'è anche, e c'è forse soprattutto dal nostro punto di vista, il diritto di lavoratori e residenti a lavorare o vivere in un ambiente sano. La ferriera, dal mio punto di vista, avrebbe dovuto essere trattata già da molto tempo come un'area di crisi industriale. A Trieste purtroppo ce ne sono tante che sono in crisi dal punto di vista occupazionale. La ferriera è in crisi, direi, permanente dal punto di vista del rapporto tra lo stabilimento della produzione industriale e il resto della città. E l'ambiente in generale. E quindi, appunto, aprire un tavolo di contrattazione a livello nazionale per mettere la proprietà di fronte alle sue responsabilità. Anche oggi che si palesa un interesse da parte della proprietà a chiudere, ovviamente questo non succede perché improvvisamente c'è stata un'illuminazione sulla via di Damasco, per tornare ai riferimenti cristiani, e il proprietario decide di chiudere, ma perché non è più conveniente farlo. Di nuovo è il profitto che guida la trasformazione di quest'area, non c'è nessun intervento politico. E la cosa assurda è che da un lato il centrosinistra, il PD, gioisce di questa cosa, no? Perché la riconferma che la ferriera in realtà non inquina e che quindi viene chiusa solo per motivi economici. Ed è una posizione assurda che nega l'utilità della politica nel risolvere un problema di questo tipo. Cioè dice, noi abbiamo fatto quello che si poteva, quando invece in realtà appunto c'è stata semplicemente una posizione subalterna rispetto agli interessi delle imprese. Dell'imprenditore. E dall'altro c'è il centrodestra che si vanta del fatto che questa cosa avvenga durante il suo periodo di amministrazione comunale e regionale, come se avesse un ruolo in tutta questa vicenda. Invece nessuno pensa a quello che succederà un giorno dopo la chiusura eventuale dell'area caldo, che ovviamente, io ripeto, è auspicabile nell'ambito di una riprogrammazione economica, certo, della però. Città, no? Però il giorno dopo che questo stabilimento viene chiuso e che rimane un buco nero al centro della città con altissimi livelli di inquinamento, si apre tutto un altro capitolo, un capitolo che io non credo sia giusto che debba affrontare solo il pubblico. Cioè i cittadini, i residenti, i lavoratori hanno già pagato una volta per la produzione della ferriera, hanno pagato in termini di salute e di vita, e oggi dovrebbero ritrovarsi a pagare una seconda volta i costi della bonifica dell'area, come è stato paventato più volte, no, in questi giorni. Quello che si paventa appunto possa succedere, che probabilmente poi succederà. Esatto, c'è un principio europeo che si chiama chi inquina paga, che si parla molto spesso, no, di Europa, del fatto che dobbiamo stare dentro i parametri, i vincoli dell'Unione Europea. Per una volta c'è un principio che difende il diritto alla salute, a una vita degna da parte dei cittadini, che dice che chi ha inquinato in una determinata area con una determinata produzione deve essere chiamato a pagare per i costi di bonifica.
una politica seria, una politica da parte delle persone penserebbe a questo, penserebbe a come mettere la proprietà attuale, oltre ovviamente a tutte le proprietà precedenti, tra l'altro in parte anche pubbliche, perché l'Italsider era a controllo pubblico, di fronte alle loro responsabilità sull'inquinamento dell'aria. Solo così si può poi pensare appunto ad una riconversione logistico-portuale come viene immaginata oggi, essendo però consapevoli, e qua non vendendo fumo alle persone, che è impossibile reimpiegare tutti un così alto numero di persone in quell'ambito là, e che quindi vanno trovate altre soluzioni. Chiaramente se non si fosse pensato in quest'ottica qua 20 anni fa, sarebbe stato tutto molto più facile. Più semplice. Oggi siamo di fronte alla responsabilità, da un lato di una proprietà privata che ovviamente guarda al profitto, e se nessuno la ferma continuerà a guardare al profitto e aprirà o chiuderà a seconda del profitto. E dall'altro una politica che non esprime una posizione diversa da quella della proprietà. È chiaro. Allora, dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, continueremo ancora a parlare di questi temi, a fra poco. Allora, bentornati in diretta, vediamo subito se riusciamo a parlare con i nostri telespettatori che sono già in attesa da un po'. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno Bruno qua. Buongiorno Bruno, mi hanno detto che... Volevo dire che è giusto vedere se arriviamo a parlare. Ecco, no? In realtà non dovrebbe richiamare una seconda volta, facciamo uno strappo. Allora cosa chiudo? Sarà veloce, dai, ci dica velocissimamente. Dirgli, volevo dirgli questo, se non si arriva a parlare, volevo dire che solo il signor là, no? Che gli ha mezz'ora e gli ha detto una serie, senza offesa, di ovvietà. Sappiamo tutti i problemi di Trieste, della ferriera, che i politici non arriva, che Arvedi si intorta, che c'è smog, che c'è questo, che c'è quell'altro. I problemi di Trieste, che è una città morente di anziani, dipende dal sviluppo. Ecco, lei lega a sorvolare la questione del porto. Se è la questione del porto e del territorio libero di Trieste, se noi abbiamo lo sblocco di tutti gli allegati, parte l'economia e stiamo tutti bene, senza adesso inanellare quell'altro eccetera. Ok, noi è il porto insomma della il nostra punto. Autonomia, e abbiamo bisogno di tutte quelle prerogative che la Costituzione italiana dà. Adesso manca ancora che la parli della sanità, del ticket, di questo e quell'altro. La città non ha soldi, gli anziani non si cura più, c'è un sacco di disoccupati. Siamo i disgraziati economicamente, ne puoi salvare solo il porto, il punto franco internazionale. Noi va non bene. Dobbiamo pagare né il debito pubblico né la tassa sulle sigarette, che abbiamo diritto alla detassazione delle nostre pensioni senza che la va bene, grazie Bruno, ce l'ha ripetuto varie volte. Comunque. Grazie per l'intervento. Insomma, secondo Bruno è centrale la questione dello sviluppo del porto, e su questo immagino sarà d'accordo, però in chiave appunto territorio libero di Trieste, quindi lo sblocco di tutti gli allegati al Trattato di Pace di Parigi. Intanto se ho detto banalità mi dispiace, ma io francamente nel dibattito degli ultimi giorni non ho sentito nessuno dire che le posizioni, soprattutto l'atteggiamento di Arvedi nei confronti della città, è un atteggiamento che manca di rispetto nei confronti dei lavoratori e dei residenti. Sarà una banalità, perché è una cosa ovvia, effettivamente è così, ma penso sia giusto dirlo, sia giusto segnalarlo, perché io, ripeto, mi sono sentito offeso così come cittadino, insomma, come ognuna delle persone che penso ci stia seguendo, e la stragrande maggioranza la pensa come me. Detto ciò, prima avevo nominato il porto in maniera forse superficiale, colgo l'occasione per approfondire, perché è vero che è necessaria un'applicazione integrale dell'allegato ottavo del Trattato di Pace, che è tuttora in vigore, e oggettivamente si sono fatti dei passi avanti in questi anni, col trasferimento del punto franco dal Porto Vecchio a zone che effettivamente possono essere utilizzate per un certo tipo di produzione. Penso all'area vicino alla Varsila, che è già stata messa in operatività, oggi è utilizzata più per funzioni logistiche che per funzioni, anzi non è ancora utilizzata per funzioni strettamente produttive, ma si spera che in un breve termine venga utilizzata per la ragione per cui è stata pensata. Quindi questo è sicuramente un passo in avanti. Io credo che in un'ottica anche di differenziazione, no? Per cui la città non investe soltanto su certe
tipologie specifiche di produzione, per esempio quelle che hanno bisogno di un accesso alle reti logistiche, no? Che l'area della Varsila da questo punto di vista è preziosa perché è connessa sia dal punto di vista ferroviario, su una connessione che è stata riattivata dopo anni di inutilizzo, sia dal punto di vista poi della grande viabilità. Dall'altro lato un'area come il Porto Vecchio, sulla quale purtroppo ad oggi non c'è un'idea chiara di sviluppo e il rischio è che diventi una sorta di Borgo Teresiano 2, no? Solo con alberghi di lusso, marine che stanno proliferando in città senza, come dire, seguendo... Oppure il contenitore per ogni cosa. Oppure no? Il contenitore, esatto, per inserire, no? Ogni volta che c'è una necessità, una proposta, ma fermo in Porto Vecchio, tanto spazio, biondo Dio, andiamo avanti così. Evidentemente quell'area là che può avere delle funzioni anche produttive diverse per una manifattura più leggera, più di scala piccola, però per esempio potrebbe avere un ruolo fondamentale in termini, come dicevo, di connessione tra l'ambito della produzione e l'ambito della ricerca. Se si mettessero degli spazi a disposizione degli istituti di ricerca per fare disseminazione e trasferimento tecnologico nel Porto Vecchio, attorno potrebbe crescere un ecosistema produttivo, no? Per cui aziende pubbliche e private partono dai benefici della ricerca che viene effettuata in questa zona e producono in maniera innovativa, producono in maniera compatibile con l'ambiente. Anche quello diventa un'area che genera non soltanto, esatto, non solo viene restituita alla città, come tutti speriamo avvenga presto, ma produca anche dei posti di lavoro di qualità, perché si parla appunto tanto di Trieste città turistica. Penso che tutti noi siamo orgogliosi del fatto che Trieste sia diventata una meta per sempre più persone, che le sue bellezze, certo, e la sua storia siano conosciute in giro per il mondo, ma pensare di impiegare un'intera città nell'ambito turistico, che è un ambito sul quale chi investe può essere competitivo solo tagliando il costo del lavoro, perché non esiste innovazione, no? Cioè, nell'ambito produttivo c'è innovazione di processo e di prodotto. Quindi si tratta, insomma, di lavoro particolarmente di qualità. Esattamente, un lavoro tendenzialmente precario, tendenzialmente intermittente. Io non penso che né io né i miei coetanei sperano di restare a Trieste essendo impiegati tutti come camerieri o come metro o come dipendenti in una reception, no? Magari ci sarà qualcuno che, certo, lo vorrà fare. Certo, qualcuno aspira a questo, ce ne sono, insomma, ci sono stati anche esatto, ma il mercato del lavoro è molto più articolato. Oggi concordo in realtà in parte con Bruno, magari sul TLT no, ecco, però sulla questione del fatto che serva valorizzare fino in fondo le risorse, che la città è una di queste, sicuramente il punto franco internazionale, sono perfettamente d'accordo. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Vito Potenza. Ah, Vito Potenza, buongiorno. Sì, buongiorno, è un caso che telefono dopo di Bruno, ho preso la linea. Ecco, anche il nostro telespettatore interviene, immagino, sulla questione TLT. No, io faccio un po' più pragmatica, diciamo, però in realtà, prego, si riallaccia, e vorrei anche ricordare che TLT non è una parolaccia, ma significa territorio libero di Trieste, nel senso che si riallacciano tantissimi nodi a una questione che la storia non ha voluto risolvere, ecco, tutto qui. Allora, volevo portare un argomento di discussione sulla Saliera proprio. Sì. Io nel 2016 partecipai a questa tornata elettorale come candidato sindaco per il comune di Trieste e ci furono all'epoca tutta una serie di incontri, tra i quali l'incontro intenso e molto interessante fatto al circolo della Ferriera, proprio con gli operai della Ferriera. Ma è che io, con gran stupore di tutti, proposi un argomento, ossia quello dell'interessamento della Philip Morris ad un punto franco di Trieste, alla manifattura tabacchi, alla quale la politica allora dell'epoca, parliamo del 2015, non diede alcunché di risposta. Cioè, la politica nemmeno aprì all'epoca un tavolo di trattativa con questa multinazionale, con questa azienda che voleva inserire appunto in un punto franco di Trieste, non ovviamente come dire il Frieste, ma uno dei 5 punti franchi attualmente operativi, sempre dovuti al trattato di pace che tutti ignoravano fino al momento in cui noi non decidemmo di battere il pugno sulla tavola su questa questione molto molto vigore, voleva interessarsi e arrivare a investire a Trieste. Guardate caso, la politica tabula rasa, non diede nessun tipo di risposta su questo argomento. Ma è che io posi questo argomento e a questo incontro che lavori della Ferriera, dei lavoratori della Ferriera, e tutti furono molto stupiti di questo argomento, al che era molto concitata all'inizio,
Ma quando posi questo argomento, queste riunioni si placò, diciamo, gli animi si calmarono e tutti iniziarono a seguire questo tipo di discorso, perché era chiaro che se si voleva chiudere la ferriera bisognava 10 anni prima portare degli investimenti, imprenditori, multinazionali sul nostro territorio e spiegare attraverso dei bandi internazionali la potenzialità che noi avevamo. Questa la politica non l'ha mai fatto. Ah, che cosa è successo? Che nel 2017, un anno dopo che abbiamo fatto la campagna, la Philip Morris ha aperto a Bologna una fabbrica e ha dato luogo a 600 posti di lavoro, diciamo high tech, cioè ad alta innovazione tecnologica, e ha fatto 600 posti di lavoro in centro Italia. Questo dovrebbero capirlo i lavoratori della ferriera, che puntando su una classe politica che ormai non sa più dare risposte a nessun tipo di problema a questo territorio, bisogna affrontare argomentazioni di tipo diverso. Quale? Trattato di pace, la risoluzione dell'ONU, tutto quello che ci è stato dato, è stato regalato per situazioni geopolitiche complesse che è tuttora in vigore, ma che purtroppo per un certo opportunismo politico oppure interesse politico di parte non si vuole mettere in moto. Dunque ora ci troviamo con un nodo importantissimo sociale ed economico che per colpa di una certa classe politica non siamo riusciti a risolvere, e adesso ormai siamo arrivati in un contesto economico praticamente disastroso e io credo che avremo dei grandi problemi dal punto di vista sociale ed economico nei prossimi anni. Ecco, chiedo al tuo ospite perché non fare una riflessione seria su questi temi. Grazie, buona giornata. Grazie a Vito Potenza, buona giornata a lei. Allora, propone questo tipo di soluzione, insomma, parlando poi del tempo passato, però insomma come qualcosa di ancora attuale. Che cosa risponde al nostro telespettatore, a Vito Potenza? Non conosco i dettagli, mi ricordo vagamente di quella discussione durante la campagna elettorale, non ne conosco i dettagli, ma se fosse come effettivamente è stato raccontato, sono perfettamente d'accordo sul fatto che la politica ha mancato nel suo ruolo di attrarre occasioni alternative di sviluppo per la città, e per molti anni si è dimenticata delle potenzialità che non sono quelle, dal mio punto di vista, di una impossibile reintroduzione del territorio libero, perché la prassi del diritto internazionale ha di fatto superato, diciamo, questo assetto, no, di sovranità totalmente indipendente, ma sono invece quelle dell'allegato ottavo del Trattato di Pace, quindi del pieno sviluppo dei punti franchi. E aggiungo, perché in realtà secondo me c'è un tema che non viene che viene affrontato poco, che è il fatto che Trieste comunque per storia, per posizione, per peculiarità avrebbe bisogno di livelli di autonomia decisionale maggiori, avrebbe bisogno anche di una classe politica poi in grado di sfruttarli a pieno questi livelli di autonomia. E anche su questo forse concorda con il nostro telespettatore. Sì, perché penso che appunto il tema non sia rifarsi a soluzioni che appartengono alla storia della città, ma appunto perché appartengono alla storia appartengono ad un'altra, ad altre fasi storiche che si sono concluse, ma che invece Trieste possa e debba riacquisire un ruolo centrale, non tanto nell'ambito nazionale, del quale siamo evidentemente periferia geografica e non solo geografica, ma in un ambito europeo molto più ampio, no? Nell'ambito anche del suo retroporto naturale. Da questo punto di vista, secondo me, al netto della quasi totale assenza della politica, il lavoro fatto invece dall'autorità portuale in questi anni, che ha acquisito di fatto un ruolo politico, cioè dal mio punto di vista l'autorità portuale è uno dei player politici più forti in questo momento attivi a Trieste, e ha ricostruito di fatto quello che si era perso in decenni, no? Anche in termini di connessioni proprio ferroviarie concrete con il nord e con l'est Europa. Quindi si sta lentamente andando in questa direzione. Lo si sta facendo oggettivamente in ritardo per responsabilità di chi ha governato la città in questi anni. Probabilmente nel futuro immediato, insomma nel futuro prossimo, anche si spera a partire dalle prossime elezioni, servirebbe avere qualcuno che governa questa città più in linea con le tendenze che la città sta già esprimendo e che però dovrebbe sfruttare appieno. Quindi io, al di là della questione TLT, sono abbastanza d'accordo con quello che ho sentito nella chiamata. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Pronto? Sto a parlare, io sono Gino. Ho telefonato solo per fare una segnalazione nell'intervallo fra i due. Non so se adesso posso parlare. Prego, prego, dica pure. Sì, facciamo appunto. Voleva intervenire nel dibattito adesso. Sì, prego, sì. Dica.
No, volevo dire sul discorso Ferriera. Il discorso Ferriera nasce molto lontano dal disfacimento dell'Italsider dovuto al fatto che Prodi ha ricevuto un input di smantellare tutte le aree pubbliche, le industrie pubbliche, svendendo ai privati. Infatti Taranto è andato ai Riva, poi Piombino, eccetera, e si è visto che fine ha fatto. E Trieste è rimasta praticamente appesa sul nulla e tutti i vari personaggi politici che avevano avuto potere su questo problema qua non hanno fatto altro che interpellare i grossi investitori italiani, no, a sostenere questo piccolo stabilimento. Ovviamente questi qua sono stati richiesti, cioè è stato fatto un favore ai pubblici, perché se no non c'era nessuna possibilità di tenere in piedi questo stabilimento, che andava sempre in perdita. Quindi anche Arvedi da un certo punto di vista ha ragione, cioè lui è venuto qua perché non c'erano altre soluzioni. Ormai tutti i vari grossi imprenditori sono stati interpellati, hanno mollato dopo un tot di tempo perché lo stabilimento non regge, no? E adesso l'ultimo è lui. Ovviamente adesso se lui ha la possibilità di concretizzare lo farà sicuramente, ma il fatto è che prima non si è pensato alle soluzioni più funzionali, e le soluzioni più funzionali avvengono solamente se in questo territorio la fiscalità non può essere quella del 65%, e l'unico modo per portarla a livello normale è quella di introdurre appunto le clausole dell'allegato ottavo. Non c'è altre soluzioni. E siccome la politica non vuole toccare questo argomento, no? Che poi è strano, perché leggevo un articolo che in Piemonte c'è un contenzioso con la Francia, perché la Francia sostiene di appropriarsi di un piccolo territorio del Monte Bianco che prima era nei confini italiani, adesso sembra che sia nei confini francesi, e cita come testimonianza dei confini il trattato di pace di Parigi del 45, lo stesso trattato che definisce i confini italiani nella nostra regione a Duino. Quindi qua è una confusione tremenda, questo Stato ormai è in dissoluzione, è in confusione, per cui veramente non si sa cosa succederà. L'unica nostra certezza di salvezza è applicare quello che c'è scritto in Costituzione, il trattato di pace, altrimenti finiremo nella cacca come tutti. Grazie. Grazie Gino, buona giornata. Insomma, questa conclusione così. Gino interviene nuovamente, insomma l'unica via d'uscita è l'applicazione, ma insomma abbiamo già chiarito, no, il tema. Sì, appunto. Però mi preme tornare su un punto che è stato citato all'inizio della Ferriera, no? Nel senso che è vero che uno dei peccati originali di questa vicenda ormai lunghissima è la fine delle proprietà pubbliche, che è stata fatta tra l'altro per ottemperare a futuri poi criteri europei, no? Conosciamo tutta la storia dello smantellamento dell'IRI. Prima del trattato di Maastricht, prima e dopo il trattato di Maastricht. Evidentemente se ci fosse stata un'altra traiettoria per questo settore industriale, quindi un controllo ancora pubblico, e se ci fosse stata ovviamente anche una classe politica all'altezza della sfida, si sarebbe potuta trovare una soluzione qui o altrove per produrre acciaio, che comunque è una materia prima che ci serve ancora, in maniera più ambientalmente compatibile con il resto, no, con il resto delle città e delle società che vivono attorno a queste produzioni. Il fatto che non ci sia stato più controllo pubblico ha spostato ovviamente il punto di bilancio non tra lavoro e ambiente, quindi trovare una soluzione che tenesse insieme lavoro e produzione economica e ambiente, ma tra lavoro e ambiente e profitto privato, perché è chiaro che se introduci un terzo elemento che prima non c'era, costruisce un altro punto di bilanciamento che, certo, negli anni è stato poi progressivamente sempre più vicino. Torno sul fatto che Arvedi non ha fatto un favore a nessuno ad arrivare qua, perché quando è arrivato qua con l'accordo di programma il pubblico ha finanziato per 41 milioni di euro e barriera mente mare. Non è che oltre ad averli praticamente tra virgolette regalato, no, nel passaggio di proprietà
da Lucchini ad Arvedi, perché l'area è stata comprata per, se non sbaglio, 175.000 euro, quindi il prezzo di un appartamento, diciamo, il prezzo medio di un appartamento, e in più lo Stato ci ha messo delle risorse per, diciamo, per risolvere alcuni dei problemi ambientali dell'area, per cui è stato un investimento, da un certo punto di vista, calmierato dal fatto che parte delle risorse per sistemare l'area sono state date dal pubblico, e questo ovviamente fa parte dello stesso percorso per cui appunto il pubblico prima svende le sue proprietà e poi, per incentivare la sopravvivenza, perché si pensa sempre su un brevissimo periodo, di determinate produzioni, agevola un investitore privato che ovviamente ci guadagna, perché è così, cioè nel senso perché così funziona. È chiaro. Perché così funziona, ma funziona perché a monte ci sono delle scelte politiche completamente sbagliate che appunto grazie a questa chiamata le abbiamo retrodatate a molti anni prima di oggi, perché appunto è tutta una catena di scelte politiche sbagliate che ci ha portato in questa situazione. Allora, un'altra telefonata, un altro telespettatore o telespettatrice, pronto, buongiorno. Chiedere una cosa, ma di che partito che è? Ho visto una sigla che non la capisco. Le chiede di che partito è? No, io non faccio parte di nessun partito, faccio parte di un gruppo che appunto si chiama Trieste, che è un gruppo di... Trieste, state modificando anche il nome della città voi? È no, no, è lunga. È un gioco di parole, però non c'è assolutamente nessun intento irrispettoso nei confronti, anzi amiamo talmente tanto questa città nella quale siamo nati o comunque ci siamo trasferiti per studiare, per lavorare, che proviamo a fare delle proposte per migliorarle, lo facciamo da partire da... dall'ultima campagna elettorale. Siete di sinistra comunque, si sente di parlare che avete, no? Ma guardi, comunque mi dispiace che voi mettete una I lunga su un Trieste. No, no, signora, non piace il gioco di parole, vabbè. Ma magari se guardiamo la sostanza delle proposte che facciamo ci troviamo di più, ecco, al di là di i lunghe o sinistra o destra, insomma, il punto è che noi stiamo provando a ragionare del futuro di questa città perché vorremmo farne parte, e invece molti miei coetanei purtroppo non hanno la possibilità di farlo perché non ci sono occasioni lavorative, culturali all'altezza. Non ci sono perché non c'è soldi, perché dobbiamo dare da vivere, da mangiare tutta questa gente che arriva qui, quindi non ci sarà mai soldi per la gente italiana, quindi non stiamo facendo le risorse ci sono, e come dicevo all'inizio, perché guardi che io ho lavorato siamo, 45 siamo la terza anni, siamo una delle città più ricche d'Italia, signora, della pensione, quindi sì. Mettiamo in chiaro le cose, non possiamo mantenere tutta questa gente, loro vogliono creare un altro sistema di vita in maniera che si ricambi il genere umano qui in Italia e che venga tutta l'Africa qui. No, non signora, si può mantenere, non è così. Questa gente che non hanno una cultura, non hanno un sistema di lavoro, non sanno lavorare, non vede cosa succede. Sono giovani che come me e i miei coetanei se ne vanno altrove perché non hanno occasione di vivere nel posto dove sono nati. Non hanno occasione di vivere nel posto dove sono nati, come me e come tanti miei coetanei triestini. Andremo via anche noi anziani. Ma se le persone vanno via dall'Italia è perché una classe politica non ha dato un futuro a questo paese. Non stiamo a toccare questo tasto, perché i miei parenti sono tutti in Australia, perché c'è sempre stato questo sistema. Quindi sono migranti economici i suoi parenti, signora? Ma chi è economico? Questa gente qui viene... Ma cosa viene a fare? A mangiare cosa? Viene mangiare perché cerca una soluzione di vita migliore come i suoi parenti in Australia, signora. Ma guardi che i miei parenti in Australia sono andati con le carte, documenti. Questi non hanno la possibilità di farlo perché non ci sono accessi legali al nostro paese. Non è normale questa situazione. Ma lei pensa che se uno avesse la possibilità di prendere un aereo e arrivare qua, si farebbe migliaia di chilometri a piedi con il rischio di essere catturato dalla polizia croata e malmenato? Ragionate molto malamente, perché non vedete come va giù l'economia, perché dobbiamo dare da vivere a tutta questa perché gente. Dobbiamo dare da vivere al signor Arvedi che si prende la ferriera con 41 ma milioni di soldi pubblici. Questo è il punto, signora. Qui c'è migliaia di gente che viene qui tranquilli con le porte aperte, ma stiamo scherzando. Le porte non sono proprio aperte, perché c'è gente che muore per arrivare qua. Non si può andare avanti così, non si può andare, perché loro prendono i soldi dalla gente che ha lavorato, quindi cominciate a ragionare meglio.
Arrivederci. Grazie signora, buona giornata anche a lei. Insomma, una posizione che è abbastanza comune, no? Anche insomma, di questi tempi sulla questione immigrazione. C'è stato un po' una, così, una botta e risposta. Sì, mi sono permesso perché insomma, mi pare un tema importante da affrontare. Certo, effettivamente. Il fatto che la stessa classe politica che ci porta in questa situazione poi addita i migranti come la causa di tutti i problemi dell'Italia. No? La signora ha dei parenti che sono emigrati in Australia, immagino qualche decennio fa, come migranti economici, hanno avuto la possibilità, immagino, di farlo legalmente e di costruirsi una vita là. Oggi questa possibilità per chi viene in Italia non c'è. Noi italiani invece abbiamo questa piccola fortuna di poterci muovere con un po' più libertà, ma facciamo esattamente la stessa cosa. Ci spostiamo da un paese ad un altro in cerca di una condizione economica migliore. Allora, le cose da fare secondo me sono due. Nel breve periodo, dare la possibilità a chi si deve, è costretto a spostarsi, di costruirsi una vita decente nel posto dove arriva, e vale tanto per gli italiani all'estero quanto per chi arriva qui. E nel lungo periodo, ma che non deve essere poi così lungo perché i problemi sono qui e sono oggi, costruire delle occasioni di sviluppo nel posto dove le persone nascono, che significa smetterla col colonialismo economico nei paesi da dove partono le persone che arrivano qua, perché gli interessi di Eni, delle multinazionali anche italiane nei paesi africani e medio orientali sono ben noti e continuano a causare ancora più disuguaglianze economiche in quei paesi, ma allo stesso tempo, in un contesto comunque più ricco come il nostro, costruire delle occasioni perché ci sia un ricambio lavorativo, perché ci siano più posti di lavoro e via dicendo. Se poi questo significa essere di sinistra, sarò di sinistra, però il punto è che vorrei provare, mi piacerebbe farlo anche con le persone che magari, alle quali magari dà fastidio il nome del nostro gruppo, a confrontarmi sulle questioni concrete, non su quello che ci raccontano molti politici tramite mezzi di informazione, senza poi parlare dei dati reali, cioè del fatto che i costi dell'accoglienza, per esempio in Italia, sono ampiamente coperti poi dal contributo che i tanti stranieri che lavorano in Italia pagando le tasse danno al sistema paese, cioè che questo è un servizio di welfare come gli ospedali, come le scuole, che viene pagato dalla tassazione generale. Allora forse dovremmo parlare del fatto che la tassazione in Italia non è assolutamente progressiva e che più o meno, per tornare al signor Arvedi al quale fischieranno le orecchie probabilmente stamattina, non paga in proporzione tanto di più di quanto paga la signora che ha chiamato o di quanto pago io pagando le tasse su quello che guadagno. Quindi torniamo al fatto che le risorse ci sono, che Trieste è una città mediamente molto ricca ma con capitali e patrimoni fermi da anni, e che se vogliamo trasformare veramente questa città dobbiamo andare a trovare le risorse dove sono. Dove ci e sono. Non sono certamente i soldi che si spendono nel sistema d'accoglienza, che tra l'altro oggi sono ancora meno di quelli di prima, che grazie al decreto Salvini. Sono stati anche tagliati. Allora, abbiamo ancora uno spazio pubblicitario, ci rivediamo subito dopo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, siamo in compagnia, lo ricordiamo, ce l'ha chiesto anche la signora, di Riccardo La Terza di Trieste, un gruppo di giovani, possiamo dirlo, no? Di giovani di Trieste che vogliono fare politica attiva, no? per la città. Ci racconti un pochino quali sono i vostri intendimenti. Noi siamo partiti nel 2016 con un appello che abbiamo rivolto a Cosolinia di Piazza, ai candidati arrivati al ballottaggio, che è stato sottoscritto inizialmente da 100 giovani triestine e triestini, tanto residenti in città quanto altrove, appunto per le ragioni di cui parlavamo prima, e poi è stato rilanciato da altre 300 persone, insomma ha avuto una buona eco, e che conteneva 10 punti che noi consideravamo importanti per il futuro della città e allo stesso tempo affrontati poco o male durante il dibattito della campagna elettorale. Tra questi c'erano molti dei punti dei quali si è discusso anche oggi: il rilancio del porto, la valorizzazione del Porto Vecchio, la chiusura dell'area calda della Ferriera con una riconversione ambientale, ma anche altri come la valorizzazione in maniera diversa del patrimonio pubblico, no? Sappiamo che oggi va di moda svendere il prima possibile e al minor prezzo qualsiasi edificio di proprietà del comune o di altri enti pubblici. Noi pensiamo che potrebbero essere messi a valore per dare l'opportunità a tanti di noi di fare iniziative sia economiche che associative, culturali, che danno, no, più respiro, più vita a questa città, e così via, diversi punti. Un altro, per esempio, del quale purtroppo non si parla mai, è la questione
della gestione dei servizi locali a partire dal servizio idrico, no? Nel 2011 esatto. Tutti noi siamo stati chiamati a votare un referendum che anche a Trieste ovviamente ha visto la stragrande maggioranza delle persone esprimersi per la ripubblicizzazione dei servizi idrici e non solo dei servizi pubblici locali. Sono passati ormai, siamo nel 2019, quindi 8 anni, non è stato fatto nulla, anzi addirittura le norme che sono intervenute in seguito hanno penalizzato i comuni che hanno scelto di tornare col servizio in house tagliando i finanziamenti appunto per la gestione di questi servizi. E in parallelo a livello locale tanto il centro-sinistra quanto il centro-destra, insomma in questi ultimi anni, hanno svenduto le azioni di Acegas, quindi Trieste ha sempre meno controllo diretto, non tanto sulle scelte che vengono fatte nel CDA, perché il patto di sindacato mantiene la maggioranza degli enti pubblici, non il controllo delle scelte strategiche, ma nella distribuzione dei dividendi, degli utili, perché è una società che fa utili su un servizio di base, che è una cosa assurda, perché non è che d'improvviso non c'è rischio di impresa, no? Non è che d'improvviso smettiamo di consumare acqua. Certo. Quindi fa utili su un servizio di base e che li redistribuisce sempre meno al pubblico, perché in questi anni comunque il comune ha beneficiato della distribuzione dei dividendi e li ha reinvestiti in vari modi. Con la vendita delle azioni si fa un'entrata a brevissimo termine, una tantum, ma si perde la possibilità di godere dei profitti. Ovviamente il punto sarebbe... È per sempre poi, no? Cioè, per sempre, sì, perché chiaro. Appunto a meno di riacquistarli sul mercato, cosa che non credo avverrà. Invece il punto sarebbe restituire questi servizi a una gestione in-house, ovviamente curando anche la fase di transizione difficile di ricollocazione dei lavoratori dalla struttura privata a quella pubblica e via dicendo, però di queste cose purtroppo la politica a destra e a sinistra non parla più. Non si sta occupando. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Voglio chiarire che il discorso della privatizzazione è stato fatto da Ilia ancora negli anni 90 di tutta... E sì. Dare alla Cegas, quella volta alla Cegas di mano, contratti che durano 50 anni, non so se mi pare che sia stato normale. Per quanto riguarda la ferriera, volevo dire, la signora Serracchiani ha dato a Rivedi 41 milioni sì. e 600 mila euro sì. per la riqualificazione delle aree della ferriera. Ora, siccome adesso sta andando via, vorrei sapere questi 41 milioni che non sono noccioline e 600 mila euro, se sono stati usufruiti, come è facile così fare. Lui ha preso la ferriera per un tozzo di pane, si è preso quei 41 milioni e 600 mila senza contare gli altri contributi dati da varie, da Stato e altre cose, e adesso noi siamo in credito, perché logicamente non ha fatto tutte le strutture, perché doveva coprire sia il carbone una cosa l'altra, e adesso dovrà tornare questi soldi, dato che venderà la ferriera. Adesso, se effettivamente la dà via all'autorità portuale, che faranno un porto anche lì, dovrà tornarci i soldini. Per quanto riguarda, e finisco, il discorso degli immigrati, abbiamo 3 milioni e mezzo di disoccupati. Questi signori vengono qui violentemente, senza documenti, senza niente, non sapendo chi sono e cosa hanno fatto e perché scappano una cosa all'altra. Tanti non hanno il diritto di asilo. Tutti quelli che vendono droga, che si accoltellano qui a Trieste e tutto di più. E dico, le pare normale questo, che uno venga qui e faccia tutta questa cacciara e non venga rimandato indietro? Con 3 milioni e mezzo di disoccupati, questi, quando acquisiscono il diritto di avere i documenti, cosa fanno? Dove vanno se non c'è lavoro? Li vediamo in giro. Infatti il problema è che non c'è lavoro. E se non c'è lavoro, cosa facciamo di questi personaggi che vengono? Ci sarà, secondo lei, una fine a queste persone? Perché non possiamo riempire l'Italia di questi personaggi. Ci deve essere una fine. Chi pagherà il mantenimento di queste persone? Chiaro. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Allora, vari temi, insomma, parte dalle privatizzazioni per passare alla ferriera e poi al tema dei migranti.
Sì, sulle privatizzazioni anche qui il processo è più lungo di quello che ho provato a riassumere, ma la sostanza mi pareva anche appunto ci fosse un certo accordo con quello che ho detto. Così come sulla Ferriera, un altro punto della lettera famosa di Arvedi sulla quale francamente c'è stato silenzio, ma un silenzio abbastanza paradossale, è che lui sostiene da buon cristiano appunto di essere intervenuto in tutti gli ambiti richiesti dall'AIA e quindi di star restituendo alla città, addirittura così era scritto testuali parole, un'area completamente priva di inquinamento, completamente bonificata. No, ovviamente non servono neanche dati scientifici per smentire questa posizione assurda, ma in più, come diceva il telespettatore prima, sono stati erogati dei finanziamenti pubblici che, da quanto mi risulta, non vorrei dire una cosa sbagliata, ma sono stati spesi per i barrieramenti a mare, che sono stati completati, ma altri interventi che erano a carico invece della proprietà, come la copertura dei parchi minerali, ad oggi non c'è ancora. E quindi appunto sostenere che si è fatto di tutto per ottemperare all'AIA, che pure probabilmente fornisce solo sicuramente fornisce solo delle soluzioni parziali rispetto al problema di inquinamento della Ferriera, ma neanche quello è stato fatto tutto. Sulla questione dei migranti, ancora il punto appunto è che ci sono i disoccupati, che non ci sono occasioni di lavoro e che invece ci sarebbero tante risorse pubbliche e private che bisognerebbe sbloccare. E mi ricollego ancora di nuovo al punto della crisi climatica, no? In questi giorni si sta parlando, se ne è parlato prima già a livello internazionale, a partire dagli Stati Uniti, di questo Green New Deal, no? Cioè dell'idea che serva un nuovo intervento pubblico e privato per lavorare su questa transizione ecologica, per cambiare i nostri sistemi di produzione, i nostri modelli di vita, come ci muoviamo nelle città, cosa consumiamo e via dicendo, per salvarci da un disastro che è sempre più imminente, del quale purtroppo si parla molto meno delle migrazioni, che pure tra l'altro in parte sono una conseguenza di questa cosa. Ora, per fare questa cosa, le risorse ci sono tanto risorse pubbliche, servirebbe sbloccare gli investimenti pubblici e smetterla di pensare che questo parametro del rapporto deficit-PIL sia la stella polare sulla quale bisogna incardinare qualsiasi politica. Oggi un po' bisogna se ne spendere. Parla, no? Sui giornali un pochino. E finalmente sarebbe ora, perché dopo anni e anni di austerità imposta dalle regole europee, ma assolutamente accettata da qualsiasi governo finora, sarebbe ora di sbloccare questi finanziamenti. Ma ci sono anche tantissime risorse private che sono ferme. Il punto è spingere il sistema, e da questo punto di vista solo il pubblico può farlo, solo il pubblico può avere la forza per farlo, e orientarlo verso una direzione diversa. E questo permette di fare sia una cosa che siamo chiamati per forza a fare, cioè evitare di finire sott'acqua fra pochissimi decenni, da un lato. Proprio Trieste. Sì, insomma, stiamo parlando appunto del fatto, certo, per dire, no? Stiamo progettando il futuro di Porto Vecchio con l'ambizione che diventi uno degli elementi di sviluppo più importanti dei prossimi decenni, e se non pensiamo al contorno che c'è attorno, stiamo progettando un'area che finirà sott'acqua a breve, no? Per dire. E dall'altro generare posti di lavoro di qualità che magari rispondano anche alle aspettative e ai desideri delle persone che vorrebbero lavorare in Italia, italiane e straniere, per risolvere il problema, che c'è un problema oggettivo appunto di disoccupazione, di assenza di strategie per l'occupazione. In tutto ciò, continuare a puntare il dito e a focalizzarsi sulla questione dei migranti, che siano essi richiedenti asilo, quindi che scappano da situazioni di guerra e persecuzioni, ma che siano anche semplici migranti economici come molti miei coetanei europei, quindi non solo africani e asiatici, significa focalizzarsi sulla conseguenza di problemi molto più ampi, sui quali la politica ovviamente ha interesse a non intervenire, perché sono complessi e perché si tratta di pestare i piedi ad interessi economici molto più grandi. Allora è più facile dire che il problema è mandare a casa queste persone, quando poi, dopo che le abbiamo mandate a casa, dopo che abbiamo tirato su un muro, come qualcuno vorrebbe fare, no? Al confine tra Friuli, Venezia Giulia e Slovenia, cosa abbiamo risolto del problema economico, del problema ambientale, del problema del welfare? Nulla. Questo è un dato di fatto. Un'altra telefonata subito. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Pronto, pronto. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, Francesco Ferfoglia, sempre presente, soprattutto quando c'è brutto tempo e sente delle voci piuttosto valide ad avvalorare un fatto,
che la vostra emittente deve essere, e qui bacchetto i vari interlocutori, i vari interventi, deve essere una palestra di opinioni, e noi stiamo parlando non con un governante, un addetto al governo. Noi stiamo parlando con un giovane pieno di buone intenzioni, difatti Try Trieste, dall'inglese, Try to do, cerca di fare, propone delle cose che eventualmente i politici dovrebbero sentire il dovere di dover effettuare, come ha sottolineato prima l'erede della famiglia La Terza. Nota casa editrice, quello che manca a noi è una classe dirigente, una classe politica all'altezza della situazione. Prima un telespettatore ha citato il fatto della Philip Morris, sì. Ma potremmo citare degli altri fatti, come ad esempio quello del progetto Polis, che ha portato a Mogliano prima 800 dipendenti delle generali, e oggi sono arrivati a 1200, che hanno caratterizzato un motivo di suicidio nostro, per cui noi abbiamo delle potenzialità enormi, però se non abbiamo una classe dirigente con le palle che eventualmente riesce a realizzarle, prima La Terza ha citato il fatto dell'industria, ma ragazzi miei, se in una città, in una realtà come la nostra, non c'è perlomeno un 10% di realtà industriale, ma noi possiamo ampliare la realtà turistica finché si vuole, ma però sarà sempre una realtà limitata. Quindi noi dobbiamo avere, come La Terza suggerisce, e adesso non è ancora nella possibilità, nella condizione politicamente di poterlo realizzare, ma lui è La Terza, va evidenziato per quello che lui eventualmente propone, poi sta ai politici realizzarlo, solo che i politici molte volte a quest'ora ancora dormicchiano, ma non solamente a quest'ora, ma anche in altre ore del giorno. Io sono sempre fiducioso in quelle che possono essere le condizioni di proposta che possono essere realizzate, perché bisogna fare sempre l'analisi su quello che può essere, che deve essere la sintesi di una realtà nostra potenzialmente molto valida, che però non adoperiamo nella maniera giusta. Sempre viva Trieste, viva l'Italia, viva l'Europa soprattutto. Viva l'Europa, va bene, e anche grazie Royano. Grazie a Francesco Ferfoglia, buona giornata, buona domenica anche a lei. Insomma, i politici dovrebbero anche ascoltare, no, le proposte per arrivare poi a quello di cui si parlava prima, al maggiore coinvolgimento proprio dei cittadini, a cominciare proprio dalla vita della città, come abbiamo visto prima, via San Michele, piuttosto che ad esempio la piazza Sant'Antonio. Insomma, una maggiore partecipazione sarebbe auspicabile. Esatto, se posso fare un esempio, visto, colgo l'occasione di una chiamata di riscontro positivo, che ringrazio ovviamente, per la quale ringrazio, fare appunto un piccolo esempio. Noi in questi mesi, assieme a tante altre persone in realtà, perché non è un progetto solo di Trieste, ma ha coinvolto molte altre persone, abbiamo deciso di festeggiare il 300° anniversario della proclamazione del Porto Franco in una maniera un po' particolare, non con una serie di conferenze, convegni, momenti di dibattito storico, via dicendo, ma pensando assieme, in maniera partecipata, proprio al futuro della città, no? A una città che sostanzialmente, ovviamente esisteva anche prima come nucleo, come piccolo villaggio, però che ha una storia urbana, una storia da città molto breve rispetto a molte altre città europee, e che quindi in qualche modo ha tutta la vita davanti, no? Noi siamo abituati a pensarla come una città un po' stanca, che invecchia, effettivamente dal punto di vista anagrafico
è così, ma in realtà è una città che ha tante potenzialità che si aprono anche appunto in una dimensione europea, per esempio, come si diceva prima. Abbiamo fatto 3 gruppi di lavoro, appunto, di progettazione partecipata su 3 temi: sviluppo economico, qualità della vita e degli spazi urbani e relazione della città con i dintorni. E proprio nei prossimi mesi, a partire dal 4 novembre, in un evento ad Hangar Teatri che già ci ha ospitato all'inizio di questo percorso, proprio per celebrare l'anniversario, il 4 novembre ad Hangar Teatri presenteremo questi risultati per la prima volta alla città. E poi l'intenzione nostra, con le nostre energie, giustamente si diceva prima, non siamo politici di professione, non abbiamo posti nelle istituzioni e non abbiamo la possibilità di mettere direttamente in pratica quello che proviamo a proporre, però abbiamo la possibilità, la libertà anche se vogliamo, di andare per i rioni, quello che vorremmo fare da novembre in poi, presentare queste proposte, ma soprattutto ascoltare e integrarle con quelli che sono i problemi quotidiani. Noi abbiamo ragionato su una scala che è una scala certo. cittadina, quindi inevitabilmente molto ampia, ma siamo convinti che molte delle cose che abbiamo trovato nella nostra riflessione si agganciano in maniera abbastanza evidente alla vita quotidiana delle persone in questa città. E quindi stiamo provando a fare questo, con le nostre risorse minime, se non nulle, se non il nostro tempo e il nostro entusiasmo, ma stiamo provando a guardare un po' più in là della prossima scadenza elettorale, no? Che è invece molto spesso l'assillo di quasi tutti i politici. Mi faccio eleggere e poi in 5 anni costruisco le condizioni per essere rieletto per altri 5 anni. Il mondo non funziona di 5 anni in 5 anni, in questo momento di crisi è ancora più evidente perché le cose corrono velocemente, e i problemi appunto sono problemi invece di lungo periodo, per i quali serve una visione sul futuro e una capacità, un coraggio di coinvolgere attivamente le persone. Allora, una telefonata, sentiamola subito. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con a noi? Tutti e due. Buongiorno. Yolanda. Buongiorno. Come si Yolanda. Chiama? Yolanda. Buongiorno. L'ascolti. Yolanda. Yolanda, sì. Buongiorno. Volevo dirgli che se prepara, sì, volevo dirgli che se prepara come che era nel 94. Che era chiusi tutti i 2 forni che ha chiuso quella volta. Ok. Ascolti, e poi gli operai veniva a casa con 5 o 600 mila. Adesso cosa farà sta gente? Come impone andare avanti? Si chiede... Quella volta gli era di piazza e io che li aiutai. Allora, la sua preoccupazione è per i lavoratori, insomma, della feriera. Ma guardi, avevo gente che lavorava dentro e che già patì. E adesso si prepara di nuovo. Chiaro, insomma, è preoccupata di un ritorno di un... Quante famiglie. Certo. Chiaro, signora. E anche un'altra roba. Quella volta non era tutte quelle case che ha fatto, no? E Servola non protestava, Servola. Capito, signora. Cioè non c'era la protesta dal punto di vista dei... No, neanche per sogno. Ok. Erano solidali, insomma, con i lavoratori all'epoca, c'era meno coscienza, insomma, della... La viveva quella volta. Capito. Lei, la signora si ricorda appunto dell'altra... Altro che. Chiaro. E teme, insomma, il rappresentarsi di una situazione brutta, uguale. Perché erano i nostri cari era dentro che veniva a casa con pochi soldi.
Capito, signora Yolanda, grazie per averci raccontato, insomma, questa sua, per averci portato questa sua testimonianza. E buona giornata, buona domenica anche a lei. C'è il pericolo, insomma, di tornare a quello, perché non si sta pensando, appunto, abbastanza, no? Lo dicono anche i sindacati, lo dicono i lavoratori, a come ricollocare tutte queste persone. È impossibile ricollocarle tutte, appunto, nell'area freddo oppure nella logistica, eccetera. No, io ringrazio la signora Yolanda anche per la testimonianza diretta e perché mi permette di sottolineare un aspetto che ho già provato ad affrontare. Il punto è che una politica all'altezza di questa situazione proverebbe a tenere insieme, appunto, da un lato il rispetto dell'ambiente e della salute non solo di chi vive attorno a quell'area, e le case, in realtà le ultime, diciamo quelle dell'Italsider, appunto, sono antecedenti al 94, ma anche di chi ci lavora dentro, no? Perché i patimenti dei lavoratori, senza voler ovviamente, come dire, l'esperienza diretta di chi lavora in ferriera conta sicuramente molto più di quello che possa dire io qua. Però il punto non è soltanto portare a casa lo stipendio, ma anche provare poi, dopo la meritata pensione, a sopravvivere un po' di anni, perché le morti per malattie lavorative, che in questo caso sono legate alla tipologia di produzione, sappiamo sono altissime. Ovviamente all'epoca si protestava meno, perché c'era anche meno consapevolezza di questi temi. Oggi abbiamo la fortuna di avere una consapevolezza più diffusa di quali siano gli effetti ambientali e sulla salute delle persone della produzione della ferriera, e di nuovo torna il tema di una politica che riesca a tenere insieme, appunto, il diritto delle persone a percepire uno stipendio, un reddito e a lavorare, e il diritto delle persone a sopravvivere mentre stanno lavorando e stanno percependo un reddito, che sono due cose che non possono andare in contrasto, che ovviamente non ci si aspetta da parte di una proprietà privata di mettere insieme, ma che la politica dovrebbe essere in grado di tenere insieme. È un ragionamento complesso, perché appunto non ci sono soluzioni dall'oggi al domani, anche nel caso in cui effettivamente si realizzasse l'area logistica, che comunque richiede, appunto, dei tempi di bonifica, di ricostruzione molto lunghi, non potrebbe impiegare quel numero di persone, non lo potrebbe fare, anche se potrebbe aumentare la sua capacità produttiva, il laminatoio a freddo, che teoricamente dovrebbe restare. Resta, appunto, il punto di individuare delle soluzioni alternative, che è una cosa che richiede del tempo, che non si risolverà dall'oggi al domani. Serviranno probabilmente gli ammortizzatori sociali, serviranno dei momenti di transizione, nei quali bisogna fare in modo che a pagare non siano nuovamente i cittadini e i lavoratori della ferriera, ma che a pagare sia chi ha inquinato, e che a mettere delle risorse sia anche il pubblico nell'ottica, come dicevo prima, di una trasformazione molto più complessiva, perché non possiamo pensare di trovare una soluzione per i prossimi 10 anni e poi fra 10 anni trovarci di nuovo con una crisi occupazionale o con una crisi di compatibilità tra la produzione e il resto della città. Deve essere una progettazione, insomma, ad ampio raggio. E il fatto, se posso aggiungere, che nel 94, come anche in altri frangenti, si sia presentata una situazione simile, cioè una proprietà che vuole dismettere, non si trova o non si vuole trovare una soluzione alternativa per la produzione, per la continuazione della produzione, e si pone la questione occupazionale in maniera forte, credo dovrebbe suggerirci di stare molto attenti anche in questo caso, perché è vero, la situazione sta accelerando, e quindi la chiusura sembra quasi si stia parlando di un'azienda già chiusa da certi punti di vista, mentre invece la situazione potrebbe essere molto più complessa e le variabili in campo, insomma, messa in modo diverso da quello che ci viene detto. Tanti aspetti che emergono, insomma, anche il problema, appunto, della bonifica, vari problemi in campo che, insomma, non rendono sicuramente semplice tutta l'operazione. Allora, siamo giunti quasi alla fine. So che c'era una telefonata ancora in attesa, non so se facciamo ancora in tempo a sentirla. Pronto, buongiorno? Eccoci, sì. Buongiorno. Pronto? Pronto? Eccoci, buongiorno. Buongiorno. No, io volevo solo chiedere una cosa. Prego. Seguo spesso la vostra trasmissione, che è già più di un'ora che cercavo di telefonare. Io chiedo questo. Non si potrebbe, non potreste voi ricevere le telefonate, fare il sunto
con delle richieste, dei problemi, e dopo il vostro ospite risolve tutti in un colpo, perché tante volte si ripete sempre quello. È un cliente, un utente qua che deve segnalare qualcosa. Non è semplice da gestire, sì, perché poi le telefonate arrivano in momenti diversi. Ho fatto una proposta. Comunque io ho telefono per questo, perché sì. Anche oggi il vostro ospite parla. Il problema mio è, ho due figli, 46-48 anni, non lavorano, sono senza titolo di studio, sono i classici manovali di una volta, che andavano in giro per le strade, prima sono arrivati gli albanesi, dopo sono arrivati i serbi, e dopo sono arrivati, adesso io dove li metto? Sono 3 anni che non portano a casa un soldo. Capito. Con la mia pensione dobbiamo andare avanti. Capito. Ecco, è un problema serio. Grazie per aver telefonato, mi dispiace di doverla interrompere perché la trasmissione è finita. È un problema serio quello che ci pone il signore. Assolutamente, ma faccio un esempio concreto, no? Per dire che non è problema di chi ha la fortuna di avere un posto di lavoro. Il settore del verde del comune, per esempio, nel corso degli ultimi decenni è stato smantellato, non esistono più i giardinieri, no? Non esistono, cioè ce ne sono pochissimi, non esistono più quelle persone che curavano un bene di tutti e lo rendevano fruibile a tutti. Questo è un ambito nel quale il comune dovrebbe intervenire per dare appunto occupazione anche a persone magari con livello di istruzione non alto, certo. Ma per restituire anche un servizio utile a tutta la cittadinanza. Parlavo prima del giardino di San Michele, si lamentano molto del fatto che non c'è una manutenzione ordinaria all'altezza, che cascano gli alberi quando piove un po' di più e via dicendo. Benissimo, allora io ringrazio molto Riccardo La Terza per essere stato grazie con noi quest'oggi, lo invito a tornare a trovarci presto qui a Sveglia Trieste. E grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, e Sveglia Trieste torna domani anche con Sveglia Estate, quindi grazie a tutti e buona giornata, buona domenica.